Ho sentito. Sono a Bari all'Istituto dei Tumori Giovanni Paolo II e sono responsabile della unità operativa semplice dipartimentale Tumori Rari e Melanoma, Rare Tumors and Melanoma. Perfetto. Ok. Come avete forse già sentito da Lucy, fondamentalmente noi non fondamentalmente tutti i partecipanti a questo webinar sono italiani, per cui favoriremo ovviamente la comunicazione in italiano. Praticamente anche gli ospiti internazionali li abbiamo scelti perché sono in grado di parlare italiano. Ah, wonderful, bellissimo. Peter praticamente è la sua seconda lingua, forse adesso terza lingua, no? Mi sa. Adesso la terza, ma prima di venire in Australia ho parlato più italiano di inglese. Esatto. Emilio anche parla benissimo italiano. The only one who is not able to speak Italian is Harald. I'm very sorry for that. And we, of course, we will interact with Harald in English. Ok, bene. Ciao. Ciao Paola, eccoti qua. Paola. Mi sentite? Ti Sì. sentiamo forte e chiaro. Scusate, ma siamo a un congresso con Pietro al Porto Antico di Genova. Qua, Buon cioè, pomeriggio. è la seconda volta che ti colleghi da un congresso con Pietro. Questa cosa comincia un po' a insospettirmi. È vero? Non è un caso. Non è un caso, eh? Esatto. Va bene, quindi in pratica ci siamo tutti, chi manca? Il professor Quaglino Che sta parlando da sta parlando. adesso. Quindi, Ok. Mi permetto solo, chiedo un attimo scusa, mi permetto solo di ricordare appunto quali sono i passaggi, cioè Lucy farà questa apertura brevissima tecnica per passare poi, professore, la parola a lei e quindi durante il pochi minuti in cui parlerà Lucy, avremo una slide di presentazione dove ci sarà anche il logo dello sponsor e ci sarà il dettaglio della giornata in modo tale che i partecipanti che nel frattempo staranno incrementando come numero possano vedere un pochino quello che sarà l'evoluzione temporale dell'evento. E poi chiaramente a voi la gestione intera del webinar, i numeri sono elevati, quindi ci aspettiamo un'ampia partecipazione. Lucy spiegherà quali sono le modalità di interazione per i partecipanti. Professore, poi sarà lei a decidere se nel momento della discussione che si avrà con il professor Kittler vorrà essere lei eventualmente a tradurre le domande che possono arrivare magari in italiano dalla platea piuttosto che Lucy. Insomma, lei ci dirà o dirà a Lucy, Lucy potrà sempre seguire e intervenire in merito. Posso solo chiedere una cosa? La discussione facciamo direttamente dopo? Facciamo dopo ogni relazione. Sì, Bene. quindi io faccio subito dopo Lucy, faccio un piccolo introduzione e poi lascio la parola a Peter e Paola che possono alternarsi nel presentare i vari relatori. E dopo ogni relazione facciamo una discussione perché sennò diventa troppo noioso, e quindi interrompiamo sempre con un po' di discussione. E poi sì, direi forse meglio che Lucy si occupa di guardare le domande Domande, e che le traduce. certamente, e poi le traduco nel caso. Io prima vedo qua al programma finale ci sono in realtà 20 minuti per ognuno, significa incluso la discussione, significa che la presentazione deve essere un pochino di meno. Sì, Quindi, ok. esatto. Se riusciamo a rimantenerci sui 12 minuti sarebbe perfetto perché così. No, 12. scusami, no, no, sbagliato, sbagliato. No, perché No, professore, le segnalo Emilio, che c'è anche cinque mezz'ora possiamo di anche due, ritardo. fai anche. 5 minuti di presentazione. No, no, aspetta, aspetta. 12 e 20, 12 e 40 sono 10 minuti per ogni relazione. No, aspetta. No.
20 minuti, quindi se facciamo 5, 15, 16 va benissimo, perfetto. Anche perché, professore, alla fine dell'evento ci sono take home message che comunque sono di mezz'ora, quindi questa mezz'ora, che era prevista per una mega discussione finale, può essere suddivisa anche nelle singole discussioni. Sì, ma infatti, quindi comunque abbiamo tutto il tempo, tranquilli, perfetto. Geppi, volevo solo segnalarti che io alle 5 ho la presentazione a questo congresso. Magari sono un po' in ritardo, secondo me ce la facciamo a finire più o meno. Ma Paola, potresti portarti il telefonino così e partiamo anche noi, guardiamo anche noi la tua relazione. Che è sul melanoma metastatico, sull'update dell'ESMO. Quindi siamo in tema. Volevo darvi una bellissima notizia che mi è arrivata adesso. Per voi che per la maggioranza siete nelle sensori delle linee guida revisori, Iris, Geppi, Maria Concetta, le nostre linee guida sia per il carcinoma basocellulare che per il carcinoma squamoso, per cui abbiamo fatto l'endorsement, sapete, con l'Astro per la radioterapia postoperatoria, sono state acquisite dall'Istituto Superiore di Sanità. Grande! Bello. Grande! Quindi voglio dire, le linee guida adesso queste saranno quelle che per negli ospedali anche dovranno essere seguite per questioni medico-legali, no? Ottimo. Oltre che per dare omogeneità al trattamento, diciamo, dei tumori non melanoma. Perfetto, bellissimo. Perfetto, bene. È un'ottima notizia. Adesso mi ha scritto Elena Moro. Molto bene, molto bene. Ottima notizia che si aggiunge alla ottima notizia del Pembro in 2B2C, è vero o no? Accidenti. Avete visto? Sì, sì. 35% di diminuzione del rischio di progressione. Bello, bello. Va bene, ragazzi, che dite? Iniziamo? Benissimo, io inizierei. Dai, andiamo. Faccio partire io e inizio il webinar. Esatto, grazie. Buon pomeriggio a tutti e a nome di Mattioli Health, provider ICM del progetto, vi ringrazio per la disponibilità e per la partecipazione a questo importante webinar che sarà dedicato alla diagnosi e al trattamento del melanoma e realizzato grazie al contributo non condizionante di Novartis. Ricordo ai partecipanti che vedo che stanno aumentando pian piano e sono numerosi, che ci sarà un ampio spazio dedicato al confronto costruttivo, anche interdisciplinare, e alle domande del pubblico. Le domande del pubblico potranno essere fatte o scritte tramite la sezione domande, oppure alzando la mano attraverso le funzionalità della piattaforma Zoom e chiedendo l'intervento voce. Infine ricordo ai presenti che questo webinar è accreditato a livello ICM, quindi permette l'ottenimento di 4,5 crediti. Questi vengono assegnati una volta che si è presenziato almeno il 90% del tempo totale del webinar ed aver passato il test di apprendimento. Il test di apprendimento vi sarà inviato insieme con le indicazioni dopo il webinar, quindi alla fine del webinar, dopo le 18:10. Rimango a disposizione con l'assistenza tecnica per qualsiasi necessità. Vi ringrazio ancora molto e passo la parola quindi al professor Giuseppe Argenziano, responsabile scientifico del progetto, nonché editor in chief di Dermatology Practical and Conceptual. Grazie mille e buon webinar. Grazie Lucy, grazie mille. So che siamo in tanti e sono veramente contentissimo, perché abbiamo portato in porto questo bellissimo numero speciale di Dermatology Practical and Conceptual, che mi onoro di cui essere editore, e tra l'altro giornale che vi ricordo sempre
ha acquisito recentemente un impact factor di 1.9, quindi è una veramente siamo non felici di più. E quindi questo numero speciale si inserisce in questa nell'ottica di avere sempre più dei diciamo degli articoli di revisione tematici su patologie di ampio interesse sia dermatologico che oncologico, ma e non solo ovviamente. Io lascerei subito la parola a Peter Sawyer e Paolo Querolo, che sono insieme a me i conduttori di questa giornata e che si sono occupati come guest editor della revisione e diciamo l'organizzazione di tutto questo numero speciale, che poi ovviamente troverete tutto pubblicato sul nostro sito. Parleremo del melanoma dalla A alla Z, ovviamente per macro problemi, dalla diagnosi i fattori di rischio alla terapia del adiuvante del melanoma avanzato, per cui ci sarà tanto da discutere, ci sarà tanto tempo per porre domande, qualsiasi domanda vi venga in mente fatela immediatamente, perché così poi la possiamo commentare insieme ai vari relatori. Peter e Paola, benvenuti. Sì, grazie Geppi. Vuoi parlare prima tu, Peter? Sì, se va bene per te, perché ovviamente io conosco Iris abbastanza bene. Normalmente parliamo in austriaco e in tedesco noi due, però oggi penso che è veramente un piacere e un onore per me introdurre da voi tutti la professoressa Iris Saladek, la cattedra di dermatologia dell'Università di Trieste. Che sapete, Trieste è quasi vicino dell'Austria, anzi molto vicino della mia città, Villacco, proprio accanto al confine italiano. La professoressa Zalaudek oggi darà una rivista sulla epidemiologia e fattori di rischio del melanoma. E Iris, siamo tutti interessati a sentire la tua relazione. Grazie Peter, grazie Paola, grazie Geppi dell'invito. Allora faccio la condivisione, Yavol. Eccoci, e quindi un tema di cui sappiamo già tanto, ma in verità, come vedete, forse non sappiamo neanche così tanto come pensiamo. Allora, questo è il review, l'articolo che è stato pubblicato appunto in Dermatology Practical and Conceptual in questo speciale, e ringrazio innanzitutto anche Claudio Conforti, un collaboratore che ha lavorato molto su questo tema. Fatto è, l'incidenza del melanoma sta aumentando, e se leggiamo anche i dati dell'Istat e i tumori IOM, i carcinomi nel 2020, il melanoma è tra quelle patologie che dimostrano un incremento molto molto drammatico. Il fatto è che il melanoma sta aumentando in incidenza, ma i dati sulla mortalità per tanto tempo sono rimasto immodificato. Ovviamente fototipo, numero di nei, familiarità del melanoma sono fattori di rischio ben noti che sono associati allo sviluppo del melanoma. E quali sono adesso le strategie che possiamo implementare in futuro di cambiare appunto questi dati epidemiologici? Come vediamo, l'Australia è il paese con la più alta incidenza in tutto il mondo, ma anche in Europa o in America i casi stanno in aumento in continuo. Per dire, nella nostra regione, nel nord dell'Italia, il numero dei melanomi è il doppio rispetto al sud, quindi deve avere qualcosa con il fototipo. Come anche sappiamo e come già ho detto, i dati dimostrano un incremento nel numero dei melanomi anno per anno
mentre se vediamo sotto il numero della mortalità rimane abbastanza stabile, almeno questi sono i dati fino al 2014. Quindi quali sono le strategie classiche che utilizziamo per controllare il melanoma? Ovviamente la prevenzione primaria, che ha lo scopo di eliminare la causa del melanoma. E come sappiamo, spesso pensiamo che il sole è l'unica causa del melanoma. Poi la prevenzione secondaria, che ha lo scopo di arrivare a una diagnosi precoce in una fase dove il melanoma è altamente curabile. E poi abbiamo la prevenzione terziaria, che si riferisce al trattamento. Allora, che possiamo dire? Ci sono dati che dimostrano che effettivamente la prevenzione primaria riduce il rischio del melanoma. Ci sono i dati che suggeriscono soprattutto l'esposizione solare nella infanzia o gli episodi di eritemi solari aumentano il rischio dello sviluppo di melanoma nell'adulto. Molto più drammatico sono addirittura i dati sui lettini solari, che dimostrano un incremento soprattutto nella popolazione giovanile, e questi dati hanno portato in effetti, Peter può confermare, al divieto di questi letti in Australia. E quindi in Australia sempre un modello che ha implementato molti anni fa molta attenzione sulla prevenzione primaria, in effetti si vede per la prima volta nella popolazione giovane un abbassamento della incidenza del melanoma. Quindi dobbiamo dire, cioè, è tutto la colpa del sole? Ovviamente no, perché noi abbiamo un modello perfetto, e queste sono le cheratosi attiniche. Questi sono tumori effettivamente associati alla esposizione solare, perciò abbiamo queste manifestazioni anche nelle localizzazioni tipiche fotoesposte, mentre il melanoma può colpire qualsiasi parte del corpo, addirittura le mucose o altri organi. Quindi la evidenza che il melanoma è causato dal sole è molto molto basso. E quindi una razionale più logica sarebbe che c'è una certa predisposizione genetica multifattoriale che predisporre allo sviluppo del melanoma. E noi sappiamo, abbiamo questi fattori di rischio che sono molto più, come dire, molto più genetiche. Lo sviluppo di tantissime nei, la familiarità personale, o in famiglia per il melanoma o un fototipo scuro, sono fattori ben definiti e molto meno legato al sole. Solo un cenno, perché spesso c'è un po' di confusione quando si raccomanda il genetic counseling. Quindi se sappiamo che la persona viene da una famiglia che ha già una mutazione conosciuta, oppure nel caso di due o più casi di melanoma nella stessa famiglia o melanomi multipli o a volte anche in sindromi con nevi displastici. Allora, detto questo, effettivamente l'unico modo di prevenire il melanoma in questa popolazione che ha questi fattori di rischio genetici sarebbe la sostituzione della pelle malata, geneticamente predisposta, con una pelle sana, e ovviamente questa è una cosa che oggi non possiamo proporre. Quindi qual è l'impatto della prevenzione secondaria? E qui vedete un perfetto paziente da vedere, tante nei, quindi un classico paziente che dovrebbe aderire allo screening.
Allora, quali sono adesso i dati sul screening di massa? E nel 2008 è stato introdotto in Germania la possibilità di accedere, grazie al sistema sanitario nazionale, alla campagna di screening ogni 2 anni quando una persona ha più di 35 anni. Quindi in Germania praticamente tutta la popolazione poteva aderire e ha aderito allo screening. In tutto il mondo si guardava sulla Germania, si aspettava una drammatica riduzione della mortalità, ma quello che si vedeva che praticamente si salvava forse un paziente in più per 100.000 persone screenate. Ovviamente sono dati che non favoriscono per niente lo screening di massa. Perciò ci sono persone che dicono: beh, non facciamo il screening di massa perché è molto costoso e ha un beneficio molto poco, facciamo il screening secondo i fattori di rischio. Bene, ma ha un problema. Il problema è che queste persone rappresentano una minorità nella popolazione generale e ancora peggio. Solo circa 60% delle persone che sviluppano un melanoma non hanno proprio fattori di rischio e non sappiamo perché sviluppano il melanoma. E quindi a un lato diciamo screening di massa non conviene, all'altro lato abbiamo il problema che solo una piccola percentuale dei pazienti con melanoma dimostrano i fattori di rischio. Quindi quello che possiamo dire sulla prevenzione secondaria, sicuramente abbiamo un aumento di melanomi sottili, quindi siamo più bravi di fare una diagnosi di melanomi sottili e non poco, siamo anche in grado di asportare molto meno per ogni melanoma diagnosticato. Quindi per la qualità della vita e del servizio, ben venga. Ma questo incremento dei melanomi sottili è stato recentemente anche discusso molto, perché questi autori dicono molte verità in questo lavoro e dicono l'aumento di questi melanomi sottili probabilmente sono melanomi che non portano mai alla mortalità e quindi mettono in discussione il problema della overdiagnosis del melanoma. Ovviamente quello che dicono non condividiamo per niente, cioè loro addirittura dicono per eliminare questo problema della overdiagnosis non facciamo più screening e non facciamo più l'esame dermoscopico. Ovviamente non è da condividere. Allora, più o meno potremmo dire su quell'età di fine ad ora che la prevenzione secondaria, quindi il lavoro che facciamo come dermatologi ogni giorno, ha fallito di salvare vite e porta anche a un rischio di overdiagnosis. Ma se pensiamo, no, qual è l'evoluzione della diagnosi precoce del melanoma, no? Allora, il melanoma ha un'evoluzione, comincia come una piccola cellula, poi pian pianino aumenta, poi diventa clinicamente riconoscibile e in una fase avanzata porta a sintomi. Allora, se pensiamo adesso in Germania, è stato introdotto nell'anno 2008 la campagna di screening nelle mani dei medici di base e dermatologi, senza neanche fare corsi di dermoscopia. Ma ci dobbiamo dire, le persone che hanno fatto lo screening non erano esperti, erano medici dermatologi che facevano ben altro, quindi non solo lo screening. E dobbiamo dire quanto ci vuole di diventare un esperto.
e più o meno i dati su tutto richiedono 10 anni, che lavori 10 anni su un argomento per diventare un vero esperto. Quindi 2008 abbiamo introdotto in Germania lo screening, adesso abbiamo 2021, quindi siamo più o meno in questo range di 10 anni. E effettivamente la più recente pubblicazione, che è appena uscita nel British Journal of Dermatology, dimostra per la prima volta che anche lo screening di massa può ridurre la mortalità del melanoma a ben 38%. Quindi persone che hanno aderito allo screening verso quelle no, la mortalità del melanoma è sceso del 38% ed è tanto. E se vediamo, io ho fatto vedere i dati fine a 2014, qui era la mortalità più o meno stabile. Da 2015 e 16 in poi vediamo effettivamente per la prima volta nel mondo dopo anni un vero abbassamento della mortalità del melanoma, e secondo me è il risultato non solo della diagnosi precoce, ma soprattutto perché abbiamo oggi anche nuovi trattamenti molto molto efficaci, e quindi la sinergia tra due, dalla prevenzione secondaria e terziaria, porta all'abbassamento della mortalità. Quindi l'impatto della prevenzione è oggi anche un collaborare assieme da esperti, e anche se oggi sto seguendo adesso anche un paziente che sta morendo ancora del melanoma, questo è un dato di fatto, ma abbiamo fatto passi ben avanti, e forse con le forze, con la ricerca, arriviamo prima o poi alla visione di Bernie Ackerman che nessuno dovrebbe morire del melanoma. La ringrazio e vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai chair. Brava Iris, complimenti. Hai toccato tutti i punti, devo dire, facendo veramente un summary molto bello. Peter e Paola, avete domande per la professoressa Zalaudek? Sì, sicuramente ho una domanda. Come tu sai, i dati in Italia l'anno scorso in related to the number of to the numeri of melanoma, cioè, perché ovviamente because of COVID penso che avete non fatto il screening anche neanche l'eccisione di tanti melanomi. Peter, effettivamente e fine ad ora non lo facciamo lo screening in ospedale, quindi il problema, ci sono i ritardi diagnostici, ci sono dati da tutta l'Italia che ha dimostrato un abbassamento di escisioni di melanoma e un aumento dello spessore. Noi abbiamo guardato sui nostri numeri e quello che effettivamente è molto preoccupante, nel pieno lockdown sono stati asportati 35% meno dei melanomi spesso, quindi parliamo di melanomi tra 2 e 4 mm. E non lo so dove sono finite queste melanomi, se sono poi andate a strutture private o no. C'è tutto un tema da affrontare in futuro dei percorsi dei pazienti fuori dalle centri che si occupano di questo. Io vorrei cogliere l'occasione solo un istante per presentare i nostri 3 co-moderatori che ci aiuteranno nel sollevare una bella discussione, un po' di, e diciamo mettere un po' di pepe nella
appunto nel commentare i vari lavori. Maria Concetta Fagnoli, professoressa di psicologia dell'Aquila, Alessandro Gatti, primario a Treviso. Buon pomeriggio a tutti. E Michele Guida, oncologo responsabile dell'unità melanoma dell'Istituto dei Tumori di Bari. Sì, no, ci sono altre domande per Iris? Io ne ho una riguardo, cioè io ne ho quattro, però. Ah, facciamo una per il momento. Facciamo una. Sì. Allora, una è relativa ai dati di incidenza che hai dato all'inizio, che sono ovviamente quelli ufficiali. Un po' la cartina è questa, no? L'Australia e la Nuova Zelanda sono la terra del melanoma, con 60 nuovi casi di melanoma per 100.000 abitanti all'anno. Segue, diciamo, gli Stati Uniti con 40, e poi l'Europa viene un pochino, 20, 30, eccetera. Il problema è che in Italia, almeno quello italiano lo conosco, il problema è relativo alla registrazione dei casi. La nostra incidenza ufficiale è 15 su 100.000 abitanti, ma diciamo in vari studi è venuto fuori che in realtà è il doppio, cioè intorno a 30 su 100.000 abitanti. Com'è la situazione nella tua regione? Hai avuto modo? Noi abbiamo un registro per il melanoma, quindi questo sì, però come giustamente dice, cioè Europa è molto ampio, no? È composto da diversi paesi e effettivamente il problema di una sottostimazione c'è. Quindi quello sì. Noi arriviamo intorno a 25 casi per 100.000. Ok, sì. Ok. Un'osservazione dell'Australia, in 2019 erano più o meno 15.000 casi di melanoma invasivi, però 28.000 casi di insighto melanoma, quasi il doppio. Volevo chiedere a Iris, ma anche a te Geppi o Maria Concetta, se ci sono dei numeri in Italia della relazione di insighto melanoma verso l'invasive melanoma. Ovviamente c'è il problema della overdiagnosi, secondo me c'è realisticamente, e non lo so se l'idea di introdurre il concetto del melanoma in situ è stata alla fine una buona idea, perché comunque parlando con i patologi, spesso il paziente sì, dicono vabbè, sì, non sono sicuro, ma lo chiamo melanoma in situ, che cambia per il paziente, ma per il paziente cambia di vivere con una diagnosi di melanoma, e soprattutto quando ogni volta va a un dermatologo si asporta qualcosa e esce fuori questo melanoma in situ, viraggio verso melanoma in situ. Ho visto ieri una paziente che ha detto ma come io so, io come riconosco, quindi è un concetto problematico, e forse il concetto di chiamarlo unstable lentigo o cosat freckle leva questa parola. Unstable. No, non lo so, però noi sappiamo interpretare il termine, no? Ma evitando forse in futuro la parola melanoma in situ non sarebbe neanche male. Grazie per la tua opinione, Iris. In realtà io conosco tanti pazienti che hanno melanoma in situ e sono molto ansioso. They hanno veramente... They are more anxious than they would have invasive melanoma. È una cosa straordinaria. Sì, infatti. Bene, io penso, se non ci guardo sul nostro, non ci sono altre domande, Aris, ti ringrazio. Alessandro. Sì, volevo solo
Ecco, perché si è parlato appunto dello screening del melanoma, no? Ecco, e i dati della Germania che hai mostrato sono interessanti. Ma il problema è come conciliamo la mole di lavoro che dovremmo fare, perché è una cosa quasi impossibile proporre uno screening di massa. Ma se tu consideri, no, anche in Germania hanno un problema dei numeri di specialisti, no? Loro hanno coinvolto i medici di base, no? E facendo una formazione, e così il medico di base ha cominciato di fare lo screening. E secondo me sono effettivamente questi 10 anni finché uno impara un po' di più, ma ovviamente con i numeri che siamo nella nostra regione, ovviamente impossibile. Infatti, credo che sì. Sì, questo è quello che penso anch'io sia corretto, cioè di creare una rete per il melanoma che parta dalla base, e questo è quello che si bisogna cercare di fare. Secondo me forse potrebbe aumentare un po' l'età, no? Dire sì. Facciamo lo screening sopra di 45 anni. Perché poi allo specialista deve arrivare una situazione selezionata, invece quello che ora ci arriva è la richiesta, a prescindere dall'età, di mappatura NEI. Sì. E arriva il paziente senza NEI. Sì. Questo riguardo volevo dire una cosa, che proprio diciamo la filtrare è un po' più difficile, però filtrare i pazienti che poi vengono a fare diciamo lo screening è importante. Questo in realtà lo ha dimostrato la campagna che abbiamo fatto per il carcinoma squamo cellulare, in cui avendo introdotto delle domande che hanno filtrato un po' la popolazione, ci ha aiutato a fare diagnosi in maniera importante. È ovvio che lì, voglio dire, i fattori di rischio sono più evidenti, l'età è più determinante, diciamo, nel rischio nella possibilità di trovare dei tumori, come anche i fattori di rischio. Volevo rispondere a Peter e dire che almeno è ovvio che noi facciamo parte di gruppi, o meglio di cliniche, in cui la diagnosi precoce è molto molto sviluppata, sia diciamo abbiamo un'esperienza oramai decennale, però insomma almeno nella mia casistica i melanomi in situ, essendo un centro di prevenzione, sono fra il 40 e il 50% dei melanomi che noi togliamo. Quindi purtroppo io ho, come tu hai detto, nel lavoro del New England dicono tante, hanno sicuramente, voglio dire, concordo sul fatto della dermatoscopia, però tante cose giuste le dicono, e forse tutti noi ci chiediamo se realmente tutti questi melanomi in situ che noi togliamo poi effettivamente sarebbero diventati dei melanomi invasivi. È ovvio che a priori non lo possiamo dire, però il punto cruciale secondo me è questo. Sì, però non possiamo fare altro che toglierli per il momento. Sì, il problema, no, volevo riallacciarmi a quello che diceva Alessandro. Secondo me in Italia ce la possiamo fare a fare il mass screening, perché i numeri che ha fatto vedere Iris sono bellissimi, 38% di mortalità in meno, è una roba incredibile. Ce la possiamo fare perché noi siamo 3.000 dermatologi in Italia, quindi senza anche considerare i 30.000 medici di base, non so quanti siano, ma i 3.000 dermatologi lo possono fare. Il problema è che dobbiamo coinvolgere tutti. Se dovessimo fare una campagna, un mass screening, dovremmo coinvolgere tutti i dermatologi, non solo quelli delle strutture pubbliche, ma anche quelli territoriali e quelli che lavorano solo in ambiente di libera professione. Io credo che in questo modo, secondo me, ce la potremmo fare. Scusate, c'è un'altra domanda di Giovanni Francesco del Plato. Esatto, c'è una domanda, vuole leggerla, vuole che la legga? C'è una considerazione. È una considerazione più che una domanda. Esatto. C'è una considerazione proprio sul fatto che in Inghilterra, nel Regno Unito, ci sia questa società che si chiama Primary Care Dermatology Society, che è destinata proprio a formare i medici di famiglia per lo screening di massa e non solo. Quindi questa è un'ottima, diciamo, sì, informazione. Però, che...
Però attenzione, lì è una necessità assoluta, perché sapete quanti sono i dermatologi in tutto il Regno Unito? 500, cioè voglio dire, sono un sesto dei dermatologi che abbiamo in Italia, con una popolazione un pochino superiore rispetto alla popolazione italiana. Quindi è chiaro che lì, se non mettono in campo un po' di medici di base, sono fregati. Bene. Va bene. Sì, volevo giusto così condividere una riflessione: se oltre al problema dell'over diagnosis c'è anche un problema di over treatment, che magari in qualche modo salva anche l'ansia del medico dermatologo. Che ne pensate? Non solo l'ansia del paziente, che magari è successiva, ma magari a monte c'è anche un'ansia del medico, che ovviamente sceglie magari la via più semplice, quello dell'exeresi, piuttosto che magari selezionare meglio e vigilare meglio le lesioni di quel singolo paziente. Volevo così una vostra riflessione su questo. No, sono d'accordo con te, cioè, la medicina difensiva purtroppo è una realtà, ma è purtroppo anche una realtà perché nessuno vuole finire avanti il giudice, e quindi si è creato un po' questo cosa, no, meglio di asportare, il patologo dice meglio che lo chiamiamo un melanoma, così siamo tutti più tranquilli, ma tutti ti dimentichiamo che è la persona avanti che arriva con la diagnosi, vive questo molto molto male, e come Peter dice, soprattutto quelle dove tu dici vabbè che te ne fotte, no? Cioè, abbiamo tolto questo melanoma, non darà problemi, sono proprio quelle le persone che vivono una ansia e giustamente dicono ma come posso riconoscere? Perché spesso sono anche persone che vanno al dermatologo. Il dermatologo dice non è nulla. Poi la persona insiste su una lesione, poi arriva la paura, poi il dermatologo asporta, poi diventa un melanoma in situ sull'esame istologico. Quindi c'è un cerchietto, ma non ho idea come possiamo uscire. Però è anche vero che quello che diceva Michele è assolutamente giustissimo, ed è stato forse secondo me uno dei motivi per cui è venuto fuori quell'articolo su New England, ma è giustissimo soprattutto negli Stati Uniti. In Italia devo dire abbiamo molto meno questo problema dell'overtreatment, nel senso che negli Stati Uniti asportano tutto. Io ho visto pazienti trattati con 30 asportazioni di cose inutili, eccetera. In Italia questo lo facciamo molto meno, devo dire, quindi secondo me da questo punto di vista siamo messi meglio. Va bene Paolo, va bene. Andiamo avanti. Sì, Paola, per cortesia. Andiamo avanti con la seconda presentazione, che è anche l'unica presentazione del nostro pomeriggio in lingua inglese. E abbiamo capito che c'è tanta discussione, no, su ogni presentazione, che affronta temi veramente differenti. Quindi più che una discussione finale, abbiamo visto che riusciamo a fare forse una discussione dopo ogni presentazione, per cui tutti quanti, anche i discussant finali, possono intervenire dopo la presentazione. Il prossimo relatore è Harald Kittler, Professor of Dermatology at the University of Vienna, and his speech is on clinical dermoscopic and histopathologic diagnosis of melanoma. Please, Harald. So hello, can everybody hear me fine? Yes, excellent. So my talk will be about this evolution and of the clinical, dermatoscopic and pathologic diagnosis. My name is Harald Kittler. I'm from the Department of Dermatology at the Medical University of Vienna, and I will give a talk on the evolution of the clinical, dermatoscopic, and pathologic diagnosis of melanoma. Well, it's always good to look back a little bit. And by a little bit, I mean 80 years. This was in the 1940s, and you can see here this unfortunate patient
had a melanoma here, and this melanoma was already a nodule. This is how melanoma was diagnosed then. And you can also see that the patient already had a lymph node metastasis at the time of diagnosis. This was also common. Now, what did the surgeons do with this patient? And they did this. This is what they called the deep and wide excision. But of course, the patient was still doomed. There was no good therapy for melanoma in stage three. And also, there was no early recognition of melanoma. Now, to demonstrate this, some other textbook photos of melanoma from the 1970s. You can see here a nodular melanoma in a flat part, and the flat part was called a senile freckle. They thought it was benign. Why? Because 50 years ago, they had no concept of early melanoma or in situ melanoma. A melanoma had to be a nodule. A flat melanoma did not exist, and therefore early diagnosis did not exist. Here is another example to show this. This is a melanoma monitored over 20 years, and you can see what they wrote here in this textbook. A, they called this a senile entigo. B, they called this a premalignant stage of 18 years duration, and C, this was the melanoma 10. But of course, this was the melanoma some years earlier, and this was the melanoma 18 years earlier. So they had no concept of melanoma in situ. They had no concept of early melanoma, so they could not diagnose early melanoma 50 years ago. Here is another example. This is from a textbook of the 1970s, and you can see here what they wrote, senile lentigo. Why? Because it was flat, and flat melanoma did not exist. But of course, according to our current standards, this is melanoma. Now, to bring this home, the message in the 1950s, 60s, and 70s, melanoma had to be asymmetrical, it had to be multicolored, it had to have irregular borders, and the diameter usually was larger than 1 centimeter. And pre-1970s, melanomas were only diagnosed if there were nodules. The flat stage of melanoma did not exist. Of course, this means that melanomas were diagnosed late and not early. Now, this changed in the 1980s. There were education campaigns for early recognition, and these education campaigns included also criteria for flat melanomas. This was the time when the ABCD rule arrived, or the 7-point checklist, not the 7-point checklist by Agenciano, but the 7-point checklist. This was the Glasgow Melanoma Scale and the Glasgow 7-point checklist. And also criteria for flat stages of melanoma were established to diagnose melanomas more early and to save lives. Also, pathologists did not accept the flat stage of melanoma or melanoma in situ. Melanoma in situ did not exist, or practically did not exist, before the year of 1980. This is a quote of a famous surgical pathologist, Juan Rosai. You probably know him from Rosai-Dorfman's disease. And he still thinks that melanoma in situ is not authentic melanoma. This is the quote: if melanoma in situ is melanoma, then clouds are rain in situ. Of course, clouds are rain in situ, but we will not quarrel with Rosai here. Now, these are some old textbook photos from pathology books. You can see here what they called an active junctional nevus would today be called a melanoma according to current standards, because this is an obvious melanoma. So what would have been diagnosed as benign 50 years ago would be a melanoma in situ today. There is another example, an obvious melanoma in situ. This was called junctional nevus. And here an obvious melanoma in situ with irregular nests and single cells and higher layers of the epidermis, which was called severe dysplastic nevus. But it's obviously a melanoma. But this changed in 1992.
In 1992, a consensus conference of expert pathologists agreed that melanoma in situ is authentic melanoma. It's not just a precursor or a pre-malignant stage. It agreed that melanoma in situ is melanoma. And this was the time, this was the beginning of the epidemic of melanoma. Why? This here are epidemiologic data from Australia. You can see here there was a stable rise in the incidence of melanoma, of invasive melanomas from the 80s to 2000. But this rise in the incidence was rather modest. This is invasive melanoma. These are males and these are females. But now look at the rising incidence of in situ melanomas. In situ melanomas really skyrocketed. So the epidemic of melanoma was mainly driven by the increase of the number of in situ melanomas, which was driven by different clinical criteria and also pathologic criteria that allowed the diagnosis of in situ melanomas, which was not possible pre-1980. Now, not only clinical criteria and pathology, but of course also dermatoscopy. This would be very difficult to diagnose as a melanoma without dermatoscopy, but with dermatoscopy, it's easy. So also the invention of the handheld dermatoscope drove the increase in the number of small and in situ melanomas. With dermatoscopy, this is an obvious melanoma. It's chaotic, it has pseudopods, and also some gray clots. And also digital dermatoscopy increased the number of diagnoses of inconspicuous flat melanomas, mainly in situ. Why? Because of change over time. Because when we observe change, which is a malignant feature, we can be more confident to diagnose melanoma. Also, total body photography helped us to diagnose melanoma earlier and earlier. This is a very tiny lesion that was detected by a sequential total body photography. It was not present here, but it's present here. It was removed. And this is a tiny spot that could be a melanoma. Could be, because it's new, but the pathologist cannot make the diagnosis with confidence. Why? Because the lesion is so small. So they often hesitate to call it a melanoma, or they call it a melanoma, but are not sure. So when we diagnose smaller and smaller lesions, and when we remove smaller and smaller lesions, we also challenge the pathologists, and because the criteria of small melanomas are often not obvious under a microscope. Here is another case of a very small lesion that is very difficult to diagnose by pathology. Do we save lives when we diagnose that early? Now, in theory, yes, because you know the survival curves of different stages of melanoma. Here, stage 1A and stage 1B and stage 1 and stage 2. And you can see the difference in survival after 10 years. In stage 1, approximately 10% of patients will die, and in stage 2, approximately 40% of patients will die in 10 years. These are hard data from a large cohort published in the Journal of Clinical Oncology. So, and to get this straight, if half of the patients in stage 2 would have been diagnosed in stage 1, we could have saved more than 1,300 lives. This is a lot. So in theory, early recognition would matter. We could save lives. But there are other views about that. And this was published recently as an opinion piece in the New England Journal of Medicine, authored by Welsh. They argue that this is an artificial rise of melanomas. The incidence of melanoma rising is not an epidemic. It's just an artifact because of the increased diagnosis of in situ melanomas, which if will be left untreated for a long period of time, will not harm the patient, or will not have an impact on the mortality. And they also argue that we, with our current policy of excising smaller and smaller lesions that are more inconspicuous, we create the tendency of pathologists to overcall small lesions, which increases morbidity and anxiety in patients which are said to have melanoma, but actually it's overcalling, they don't have melanoma.
And we should change our habits. We should change our policy. And what they recommend is, because the risk of overdiagnosis is especially large in small lesions, we should refrain from biopsy a small lesion. We should only biopsy or remove lesions that are larger than 6 millimeter in diameter. This is the concept of a Welch. Now, what would this mean? This is a very small lesion, only 3 millimeter. And here's the dermatoscopy. It's a small lesion on chronic sun-damaged skin with thick reticular lines, which is a melanoma criterion. According to Welch, we should not remove it, but we did not obey. We removed it, and it turned out to be a melanoma in situ. You can see here single cells, and the pathologist was quite sure that this is melanoma in situ. Here's another example, a very small lesion, only 4 millimeters, but dermatoscopy shows it's chaotic and we should remove it. And histopathologically, it was a clear-cut melanoma in situ, and the pathologist had no difficulties to make the diagnosis. But according to the article in the New England Journal of Medicine, we should have left it untreated. Here's another example, a flat lesion that is smaller than 6 millimeter. Here, dermatoscopy, you see asymmetric follicular openings. It is chaotic. We removed it, and it turned out to be a melanoma in situ that was easily diagnosed by pathology. What I want to tell you is some melanomas that are smaller than 6 millimeter can still be diagnosed with certainty clinically, dermatoscopically, and also pathologically. And this advice that was given in the New England Journal of Medicine article is not valid, I think. It is only valid if the author assumes that we don't know what we are doing, but we know what we are doing if we're doing dermatoscopy. And dermatoscopy does not increase the number of biopsies of benign lesions. It makes biopsy more specific. If done by an expert, dermatoscopy decreases the number of benign excisions and still increases the sensitivity for melanoma, especially for early lesions. So if you know your dermatoscopy, you can do good. Can you really do good? Some parts of the article in the New England Journal of Medicine are still critical, but still worth mentioning and still worth thinking about, because it is, of course, not clear if we save lives when we do early recognition or if we save lives if we diagnose melanoma in that stage, in the stage of melanoma in situ or as very small lesions. Now, why is there no evidence? Because there is no randomized trial that shows this. What kind of randomized trial do we need? We need a randomized trial that should be designed like the following. We have a small lesion that is smaller than 6 millimeter, and in one arm, we would excise instantly if the lesion looks like a melanoma, although it's smaller than 6 millimeter. And in the other arm, we would excise after 3 years or after 5 years until the lesion is larger than 6 millimeter. And then we would compare the mortality in both groups after 10 years. It is very unlikely that such a study will be done in the near future, and it is even unlikely that such a study will ever be done. Until then, we have to believe the indirect evidence, not believe, we have to rely on the indirect evidence. What is the indirect evidence? The indirect evidence is to use a surrogate marker, which is the invasion thickness. And since thinner melanomas have a better prognosis, we assume that we do something good with early diagnosis. And if we assume that melanoma in situ cannot metastasize, we think that with a reason, that if we remove melanoma in this stage of melanoma in situ, then we can save lives. Finally, a few words about artificial intelligence. You know that computers can also diagnose pigmented lesions, and they do it very well, and they usually do it better than human experts. By better, I mean they are better in a very confined experiment
which has nothing to do with the real world, for example, for the diagnosis of pigmented skin lesions by dermatoscopy. This is a very simple problem with only 7 or 8 possible diagnoses and a very confined problem. And this is a problem that computers are usually good at. Now, we published that in the Lancet Oncology. Here you see human underperformance. The red line would indicate that computers and humans have the same accuracy, and everything on the left side indicates human underperformance. And you can see that the computers or AI blew us out of the ocean. They were much better than we are. Does this mean that we have to be afraid of AI because it will replace us? Does it mean that there will be an app which is on your smartphone? The patient will have smartphone, will take photos of his or her lesions and send it to another computer where an AI algorithm is running, and the algorithm will Twitter back the correct diagnosis. Without any human in the loop, we are not needed anymore. Now, this will not happen. Why? Because these algorithms, as smart as they are in confined, very limited experiments, they are very dumb in the real world. What does it mean? These computers, they don't have common sense. We humans still are better, outsmart computers or AI, because we have what we call common sense. What does this have to do with the diagnosis of pigmented lesions? We easily can recognize that this is just a brown spot on a banana because we know what a banana is. The computer doesn't know what a banana is because the computer has only been trained by pigmented lesions, and it does not know anything about the real world. So whenever it is faced with a problem, it can only stick to the 7 or 8 diagnoses that it has been trained with, and it will give you the answer of that this is a vascular lesion or this is a melanoma with 20%, which is of course utterly nonsense. And this means that computers or AI cannot act alone. They need us, because a banana situation is very common in the real world. Why? Because there are always rare lesions, new situations. We humans, with our common sense, are good to adapt in rare situations where we need only 1 or 2 examples to get it. And we also know the circumstances. And we are good if we are in new situations because we have common sense. For example, this lesion is a nodule. It's non-pigmented. We are not sure what it is, but we know what we have to do. We have to remove it. If you give this to a computer, it says dermatofibroma, because probably dermatofibroma was the most common non-pigmented lesion in the training set. But amelanotic nodular malignant melanoma was very rare, and therefore the concept is not known or not familiar for the computer and for the AI. And so malignant melanoma gets only a probability of 0%. But this is, of course, a nodular melanoma. So especially for rare situations, rare diseases, we still outsmart the AI, and especially in situations where the computers were not trained for. And you cannot predict situations like this. And the banana situations is always around the corner in real life, as you know from your daily practice. So we should take the best of both worlds. We can improve our diagnostic accuracy with computers. We can get better experts. We should not be proud. We are not as smart as we think. Computers can make us better. But computers, AI, cannot work alone. It needs us because it needs common sense. And the best is that we work together. So it's not human AI competition. It's human and AI collaboration. So I hope that I give you an impression that it is important to know something about the history and evolution of the clinical, dermatoscopic, and pathologic diagnosis of melanoma. We know now that the epidemic of melanoma is driven by changes in criteria and changes in the concepts. And the main concept that changed the field was the introduction of incitomelanoma as an authentic melanoma. We still don't know if this really made a change for the patient, if we save lives with early recognition. But the indirect evidence suggests that we do, but there is no direct evidence. There's no randomized controlled trial at the moment. And finally,
computers will diagnose pigmented skin lesions, and they can help us to become better experts. They will increase our accuracy if we use them wisely, but they cannot act alone, and we should not be afraid, and we are still the smartest thing on the planet. Sometimes I'm not sure about that, but when it comes to pigmented lesions, we still are, even if computers beat us in very confined experiments, they miss common sense and they still need us. Thanks for listening, thanks for watching, and I'm ready to take some questions. Thank you. Very good. Wonderful. Thank you for outstanding presentation. 154 connected colleagues. Very good. And are there any questions or comments? Yes, I as usual, Harald, I speak now in English because I usually enjoy your lecture very much, and I have one question which I want to know: how often you have this observed that a lesion was longitudinal followed over 2-3 years, didn't change at all, but then not changed clinically, not changed dermoscopically, but then ultimately was excised and histopathologically diagnosed as in situ melanoma. Have you witnessed these cases? Very rarely, yes. And some, I think, are misdiagnosis, overcalling, because the pathologists have a low threshold. But as we know from Chepi's study, some in situ melanomas are truly lazy, and they can make the impression that they don't change if they are monitored, for example, over 3 or 6 months, and then one can have the impression that they don't change. So I think this problem is a mix of problems. The lazy melanoma, where change is not obvious, but it's still changing if you look at it over a long period, and pathologic overdiagnosis of nevi as melanoma. Yeah, thank you. I actually fully agree with you. I would have another question now, slightly changing the topic. I mean, you spoke about the histopathologic problems of diagnosing in situ melanoma, or basically falling short of in situ melanoma, or dysplastic nevus with atypia, however they call it. Do you think that artificial intelligence of full slides, scanned full pathological slides, may be a solution? And knowing that you are avant-garde in your thinking and also in your research, maybe you can even share some data with us. I believe that there are some things that cannot be known, even by the most sophisticated technique. And this is what I call is intrinsic noise. And I would say that not even the most sophisticated molecular technique can make predictions about some lesions. There will always be a gray zone. And the philosophical question is this gray zone diagnostic? We cannot know, or does the lesion not know what it is? And I don't have an answer to this, but I would assume, Peter, that your problem of dysplastic nevus will not be solved as long as there are humans on this planet. I tend to agree. And to be honest, I have witnessed, obviously, probably more often than you, this phenomenon of lesions which we have now imaged over years and haven't changed and have been overcalled, because then they're in the hand of community pathologists, excised by doctors who are anxious to miss a melanoma. And then the right nevus rule out melanoma, and the pathologists are also anxious. And we have sometimes beautiful documentation over years, 2-3 years, and no change. But I agree, there's also the other option, of course, that there are so-called lazy melanomas. I'm just wondering if there are other questions in the Zoom. Yeah. Not really. Yeah. Thank you for your wonderful speech. And it's fascinating how diagnostic criteria changes in the decades, and what in the 70s was called
dysplastic nevus, dysplastic arctic nevus, nowadays we call them melanoma in situ. But nowadays, sometimes we are challenged with the diagnosis of dysplastics, dysplastic nevus with severe dysplasia. And we have to challenge with the management of a patient with such a diagnosis. And the behavior between dermatologists is not the same. Someone do nothing and someone enlarge the excision. What we have to do with such a diagnosis? Well, I don't, of course, have the solution, but we all know the problem. And the point is that, first of all, as I said before, there will always be a pathologic gray zone. Whether it is diagnostic or intrinsic ignorance of the lesion, we don't know how to deal with the situation. And you know very well, if you go to 10 dermatologists, you get 11 opinions. And this is also because they make evaluative judgments, which means some are very scared by the diagnosis of severe dysplastic nevus with severe atypia, and some are not so scared. And we all have different thresholds of dealing with it. But my way of dealing with it is I have to know my pathologist. And if my pathologist usually tries to tell me something with this, with the severely dysplastic nevus, he tries to tell me he's not sure if it's not a melanoma, and treat it like a melanoma. And this is what I do. And I assume that this is also what most of you will do. But since the pathologist is a poor guy and cannot say, I don't know, I also understand why he tells me his I don't know in another way, and I act accordingly. Thank you. Iris. No, perché Harald, you showed small diameter melanomas, no? And in my view, these are different melanomas respect to these lentiginous growing melanomas. So we apply similar criteria to what I would call biologically different melanoma subtypes. And I think in dermatopathology in general, we might consider some criteria, like for example, nest formation as a different criterion to lentiginous growth. Don't you think that these types of melanoma, although they are small, are different in their biology respect to, let's say, a larger lentiginous growing melanoma? I'm sure you're right. And I think every melanoma is a personality like a human. And so, and if we have smarter molecular methods, we would, I think, see that every melanoma is unique. And it's also clear that we should stratify and classify, and also our actions should depend on which type of melanoma we are dealing with. And I think, unfortunately, this would be the task of a good classification. Yeah. But currently, we have the opposite of a good classification. We have a useless classification, and thanks to the WHO, which nobody uses, and which is not good for stratifying patients. I think, you know, because I have the feeling that we can group melanomas at least. So most probably it would be much more interesting to look at morphologically similar melanomas. And we know all these melanomas that look more spitzoid, that look a little bit more lentiginous. So in my view, we could find maybe clusters of melanoma, and maybe this will give us much more information and as a predictor than what we do today. Harald, can I ask you also a question concerning the morphologic gray zone, which is always, of course, a very fascinating topic. Of course, we have
Jeppe, you did not let us respond, Harald, to the question. Oh, I'm very sorry, very sorry. I thought you made a comment. Sorry, go ahead, Harald. What he thinks about this clustering. I think it would be very useful. And I think that clinicians should be added to a consensus conference, not only pathologists are not the best people in the world to make good classifications for melanoma. And maybe this is a project for the future. We all work on it, and a better classification that is clinically more meaningful than the current should be on the way. Now, my question was related to the gray zone. Of course, I mean, this is really one of the main topics we need to think about. Of course, we have two levels of morphologic gray zone. Of course, one is the superficial lesions, you know, this plastic versus melanomic site and so on. Okay, but this is a gray zone, but very little impact on the real problem on survival of our patients. But much more problematic is the gray zone about thick tumors. So how is your opinion concerning the future? Where should the solution come from? Molecular biology, so genetic background, or fish or immunochemistry? What do you think is the most promising field? Well, I'm not good at predictions, but currently the molecular techniques do not help us a lot with the diagnosis and with risk stratification. I would assume that in the future we will have an integrated approach in integrating all information. I also know that Peter Sawyer loves that, but I think it's true. It's not only molecular biologists, although the molecular biologists think that they have the oracle of Delphi. I don't believe that. It is an integrated approach, including clinical, dermatoscopic, patient individual criteria, pathology, molecular biology, and so on, for making the best possible prediction. Unfortunately, the molecular biologists usually don't speak with clinicians and with pathologists and vice versa. And this is really doing damage to our field. And I can tell you firsthand, because obviously I have a few molecular researchers around me, it's interesting to see how poor their knowledge is, for example, in conventional histopathology. Right? It's they have basically no idea. Having said this now with this spatial transcriptomics, it's a new buzzword coming up. But I strongly believe, as Harald mentioned, in this kind of clinical, pathologic, dermoscopic, molecular correlation. And then obviously you're given on the genetic background of a given person and all this, also all the immune regulatory things which are happening. Yeah. So I think they're probably not one type of or five types of melanoma, there are probably hundreds of types of melanomas. A quick question. Yes, please. To Harald, just to change a little bit the topic. What is the role of patient education on this increase in diagnosis, in prevention, and if all our efforts were good to increase the awareness of the patients, so we could also increase the number of diagnoses, because this is clearly different in Europe as compared to Australia. So did the patient also change the rate of diagnosis in our everyday practice? Thank you, Maria Concetta, for mentioning that. Of course, I did not mention it, but I think this was 50% of the changes. If the patients don't come with inconspicuous lesions, we cannot diagnose them. And the education campaigns in the last 10 or 20 years had a great impact, of course. And I don't know which impact is greater, but usually these influences go hand in hand and stimulate each other's, but you're absolutely right.
Thank you. Very good. Excuse me to interrupt. I see there is a comment from Claudia Torti commenting, saying that the burden of work of a dermatologist is underestimated in this dermatological screening because of diagnosis, surgery of the melanoma that is realized in the private centers. Then she also comments that there is the need for a link between the natural, national health service with the dermatologists. That is just a comment. Very good. This is a specifically Italian question, right? Maybe Geppi or you like to. Well, I'm trying to find the question. Where should I find this question? Because I don't see it in the chat. No, it's under question and answers. It is the question has been closed. Ah, yeah. Yeah, but you can go on the answer, then you see. I see. Ah, yeah, yeah. Models do the schema. Yeah, yeah. Okay, the question is definitely related to the fact that there is a little bit of disconnection between the various types of public services, you know? So referral centers, territorial specialists, and also private specialists. If we improve this kind of connection, that's definitely very helpful for the final management of our patients. And I can only say I agree 100%. Yeah. What about you, Harald? Yes, we have the same problem here in Austria. And the academics should not think that they are smarter than the others. They are not. Exactly. But they always think they are smarter, right? Okay. I suppose we should go off, Peter. Well, sì, va bene. Thank you, Harald. Thank you. Sì, Harald, thank you so much. Mille grazie per la tua relazione splendida. It's now my pleasure to ask Emilio Lalas, il presidente della International Dermoscopy Society, di dare la sua presentazione. Emilio ha anche organizzato un bellissimo congresso mondiale in Thessaloniki in 2018, dove sono i tempi quando ci siamo visti face to face. Emilio, per cortesia, dai la tua relazione sul staging del melanoma e il follow-up. So we don't hear you, Emilio. Eccomi, adesso ok? Sì. Adesso ok. Grazie Peter, grazie tante. Allora, il mio argomento di oggi direi non sembra molto interessante perché teoricamente è basato ovviamente su questo articolo in nostro special issue. Teoricamente devo analizzare tutte queste tabelle che utilizziamo per fare lo staging del melanoma, però non lo farò, ci sono lì le tabelle, ognuno può trovare tutte queste informazioni nell'articolo. Quello che faccio io adesso è che condivido con voi in realtà 5 casi e in questi 5 casi guardiamo qualche punto che secondo me è interessante sull'argomento dello staging di melanoma. Cominciamo con il caso numero 1, che è molto facile direi, una donna di 63 anni con questa lesione solitaria pigmentata, la dermoscopia è questa, abbastanza sospetta, lo asportiamo, la diagnosi melanoma in situ. Qua le domande che dobbiamo rispondere in realtà c'è solo una domanda, se dobbiamo fare l'allargamento, e la risposta è veramente facile, possiamo andare avanti velocemente, la risposta è chiara, l'allargamento per un melanoma di stadio 0
per un melanoma in situ è solo 0,5 centimetri. In realtà per i margini questa è una discussione conclusa da anni, solo per ricordare, è molto facile da ricordare, il melanoma in situ 0,5 per un melanoma fino a 2 mm di spessore, 1 centimetro per melanomi con un breast low più di 2 mm, 2 centimetri di allargamento. Questo è chiaro, è molto facile. Spero solo che alla fine, sulla base di questa di queste linee guida che sono lì da quasi 20 anni, spero che alla fine non vediamo più queste, sapete, cicatrici di 10 centimetri per un melanoma in situ. Non ha nessun senso questo, lo conosciamo bene. Sulla domanda se dobbiamo fare qualche tipo di imaging in questo paziente, qualche tipo di qualche esame radiologico, la risposta anche qua è chiara, è facile. Guardiamo solo la prima linea di questa tabella qua. No, dobbiamo fare solo esame clinico e questo è chiaro per il melanoma in situ, non c'è nessuna discussione. Allora, andiamo al caso numero 2 che è un pochino più interessante, 34 anni con questa lesione pigmentata sulla gamba, la clinica è questa qua, la dermatoscopia è abbastanza sospetta, direi lo asportiamo e l'esame istologico ritorna come un melanoma di 0,56 senza ulcerazione con due mitosi, ok? E cerchiamo qua da rispondere alle domande, a queste domande, se dobbiamo fare l'allargamento, se dobbiamo fare la biopsia del linfonodo sentinella, se dobbiamo fare qualche esame radiologico per lo staging del nostro paziente. Per i margini, non lo ripeto, è facile rispondere sì, dobbiamo fare allargamento un centimetro, questo è chiaro, è molto facile. Un'altra cosa che dobbiamo dire qua, un cambiamento che non è molto importante in realtà da un punto di vista clinico, però lo dobbiamo conoscere, è che è cambiato un po' il modo che il breast low thickness deve essere scritto. Dobbiamo utilizzare solo un decimale, significa che i numeri cambiano in questa maniera che vi faccio vedere qua. È un pochino importante questo per lo spessore 0,75, che prima era un threshold importante per i melanomi. Adesso questo threshold è ovviamente 0,8. Significa che, ritornando al nostro caso, questo melanoma oggi deve essere scritto come un melanoma 0,6. Ok, in questo caso non cambia nulla con questo cambiamento. Poi, l'altra cosa che dobbiamo ricordare, che anche questo immagino che lo conosciamo tutti, è che le mitosi non sono più importanti per fare lo staging. Qua ci sono due mitosi, però questo non cambia nulla. E questa è una novità, diciamo, abbastanza piacevole, secondo me. Questo che è importante invece è la presenza di ulcerazione e in realtà qua arriviamo allo stadio 1A e 1B che sono abbastanza interessanti. In questo in nostro caso siamo al stage 1A perché era 0,6 senza ulcerazione. Allora è 1A e significa che anche qua in realtà non c'è indicazione per fare nulla altro, solo un esame clinico, nessun altro esame è indicato per un stadio 1A e questo è chiaro su tutte le linee guida. 1A, no routine testing at all. Caso numero 3, 52 anni con questa macchia, con questa lesione pigmentata, ovviamente sospetta dermoscopicamente, esame istologico, breast low 0,9 senza ulcerazione, senza mitosi. Sempre le domande cosa dobbiamo fare, allargamento facile, sì, un centimetro. Dobbiamo fare la biopsia del linfonodo sentinella. Qua comincia la discussione
diventare un po' più interessante. E qua dobbiamo parlare un po' per lo stage 1B, che è quello più complicato secondo me. Nel stage 1B abbiamo in realtà tre categorie. Una è di quelli melanomi sottili, melanomi meno di 0.8, che sono ulcerati. Questa è la prima categoria. La seconda categoria sono tutti i melanomi tra 0.8 e 1, ulcerati o non ulcerati, e poi più di un millimetro di spessore senza ulcerazione. Tutti questi melanomi sono stadio 1B, ok? E per questi melanomi dello stadio 1B, le linee guida fanno due raccomandazioni diverse. Per quelli sottili, per quelli che sono meno di un millimetro, dicono che utilizzano la parola consider, discuss and consider. Dobbiamo considerare la possibilità della biopsia del linfonodo sentinella. Invece per quelli più di un millimetro senza ulcerazione, ovviamente, lì dobbiamo discutere ed offrire la possibilità. Capisco benissimo che questo da un punto di vista clinico non è chiaro cosa significa considerare, cosa significa OFA, ok? E questa è una discussione che possiamo fare per sempre, però è ovviamente chiaro che i melanomi più di un millimetro di spessore, lì c'è una chiara indicazione per la biopsia del linfonodo sentinella, però per quelli più sottili la discussione è un pochino più complicata. Perché è più complicata? Perché in quelli melanomi sottili, come il nostro melanoma, questo qua, la possibilità di una biopsia positiva è molto bassa, è più o meno quasi 5%. Perciò non è così chiaro che la biopsia del linfonodo sentinella qua deve essere fatta. Però direi che alla fine, anche in questi casi, oggi al solito la nostra raccomandazione è di fare la biopsia di linfonodo sentinella, perché abbiamo una cosa da offrire a quelli positivi, a quelli 5% dei pazienti che saranno positivi. Abbiamo una cosa da offrire, e ovviamente questa cosa non è lo svuotamento, ma è la terapia adiuvante di cui parliamo nei prossimi presentazioni. E non voglio parlare di questi numeri perché questo è l'argomento di Teresa tra qualche minuto. Caso numero 4, 71, con una lesione solitaria sospetta clinicamente e dermoscopicamente, istologia 1.2, senza ulcerazione, due mitosi. Dobbiamo definire il stage anche qua è 1B, perché siamo più di un millimetro ma senza ulcerazione. Per i margini non dobbiamo discutere. Qua siamo nella categoria che dobbiamo fare la biopsia del linfonodo sentinella. Chiaramente la facciamo, ritorna positiva. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare lo svuotamento. Mi pare che questa discussione è finita e posso proseguire velocemente. Oggi la risposta qua è abbastanza chiara. Non c'è una indicazione per fare lo svuotamento dopo MSLT2 è pubblicata. È chiaro che non c'è nessun vantaggio con lo svuotamento dei linfonodi, e perciò la raccomandazione, guardate qua l'editorial di Daniel Coit, che diceva che questi risultati devono essere considerati come practice changing, che devono cambiare la nostra pratica. Però devo dire che nelle linee guida americane non erano così chiare. Guardate qua cosa hanno scritto. Hanno scritto che per lo stage 3A dobbiamo fare surveillance, significa solo monitorare, oppure fare lo svuotamento.
È abbastanza strano questo pure, però ovviamente c'è un S lì, e se leggiamo l'S dice che se volete fare lo svuotamento dovete sapere che ci sono due clinical trials che hanno mostrato che non c'è nessun vantaggio. E allora perché dobbiamo avere questo pure lì? Io non l'ho mai capito, però è ancora scritto questo pure sulle linee guida. Allora, la risposta qua è che ovviamente dobbiamo fare la biopsia del linfonodo sentinella, non lo svuotamento. Qua c'è anche un'altra cosa che dobbiamo fare, che sono gli esami radiologici. E quando parliamo degli esami radiologici parliamo in realtà per una TAC, thorax addome, e una resonanza magnetica brain. Non è chiaro in quanto dobbiamo fare il PET e non il TAC. Non c'è una chiara indicazione per fare il PET. Ovviamente quando troviamo qualcosa nel TAC che non può essere valutato bene, lì sicuramente sì, ma al baseline non è chiaro se dobbiamo fare il PET o il TAC thorax e abdomen. Poi un'altra cosa un altro cambiamento che vogliamo conoscere è che nello stadio 3 c'è un nuovo substage che è quello 3D, e quello substage è associato con una sopravvivenza molto molto più bassa rispetto a 3A, 3A, 3B e 3C. E qua parliamo dei melanomi di molto spessi primitivi tumori, melanomi di stage 3, che il primitivo era un melanoma più di 4 mm di spessore. Qua la sopravvivenza, come vedete qua, è veramente diversa rispetto alle altre categorie del stage 3. E qua anche la stessa cosa la possiamo vedere qua. Poi l'ultima cosa, devo due o tre slide non vi presento, perché voglio andare all'ultimo caso, che questo qua, un caso di melanoma ovviamente avanzato, è chiaro già clinicamente, è chiaro dermoscopicamente, l'esame istologico qua riporta un melanoma di 9 mm con ulcerazione, con mitosi, con tutti i parametri che conosciamo bene, che sono fattori di rischio per la prognosi del melanoma. La biopsia del linfonodo sentinella qua negativa significa che lo stage non è 3, lo stage è 2, questo è un 2C perché è più di 4 mm con ulcerazione. Qua c'è la discussione se dobbiamo fare esami radiologici per lo staging. Le linee guida americane dicono che no, le linee guida americane dicono che solo nel stage 3, cioè 3, c'è una chiara indicazione per fare al baseline esami radiologici, però le linee guida europee, secondo me, in un caso come questo, io proponerei di fare esami radiologici, perché ci sono fattori di rischio molto importanti, e in realtà nelle linee guida europee è scritto che nello stadio 2C, anche nello stadio 2B, a volte forse è una buona idea fare al baseline gli esami radiologici. L'ultima cosa è che fino ad oggi, in quello melanoma di destra, quello ultimo che abbiamo visto, non potevamo offrire la possibilità di una terapia adiuvante. Invece in quello a sinistra, che era quello di 1 mm di spessore, ma con biopsia positiva del linfonodo sentinella, potevamo offrire la terapia adiuvante, e quella era una cosa molto strana, perché sappiamo bene che la prognosi dello stadio 2C è peggiore rispetto alla prognosi dello stadio 3A. Questo
è abbastanza quasi cambiato, perché 2-3 giorni fa all'ASCO sono presentati i risultati del adjuvant trial di pembrolizumab per lo stadio 2B e 2C, e c'era un trial positivo. Significa che tra qualche mese, forse tra un anno, avremo la possibilità di offrire la terapia adiuvante, almeno questa, ma arriva anche il nivolumab allo stadio 2C e 2B. Ok, fermo qua, concludo con questo perché siamo un po' in ritardo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Emilio, grazie. Sì, grazie Emilio, veramente una relazione molto, molto, molto importante. Sì. Apriamo per domande. Sì, c'è il problema di questo issue del 3A, che è un problema, perché alla fine, sì, è vero, tu offri un sentinella per 1,09 millimetri e quando viene positivo in quel 5% dei casi potresti teoricamente offrire la terapia adiuvante, però adesso le linee guida pian pianino cominciano a dire fortunatamente questo stadio va già così bene che la differenza di sopravvivenza fra le persone che fanno adiuvante rispetto a quelle che non lo fanno è molto bassa, e quindi si pone il problema degli effetti collaterali delle terapie adiuvanti e così via. Quindi insomma siamo ancora con un punto interrogativo per questa fascia. Sì, e poi l'altro punto interessante è quello che discutevamo l'altro ieri, JP, è che quando avremo la possibilità di offrire terapia adiuvante per lo stadio 2B e 2C, continuiamo o non continuiamo a fare le biopsie del linfo nodo sentinella per i melanomi molto spessi? Tempi difficili per i chirurghi. Sì, perché se un melanoma è più di 4 mm possiamo già offrire la terapia adiuvante, allora la biopsia del linfo nodo sentinella... sì, sarà una discussione. Secondo me dobbiamo chiedere ai nostri colleghi francesi come Jean-Jacques Croup and Luc Thomas, they have very, very interesting opinions about this. Aris, please. No, Paola. Vai Paola. Poi potrei intervenire magari dopo. Magari essendo i moderatori, se potessimo. Dicevo che dall'esperienza di quello che stiamo vedendo riguardo alla positività dell'linfo nodo sentinella, noi abbiamo una quota di pazienti, soprattutto nel gruppo che fanno l'immunoterapia, che adiuvante con le micrometastasi del linfonodo regionale, che durante il corso della immunoterapia ricadono sui linfonodi regionali. In realtà questa non è una ricaduta, a mio parere, ma è semplicemente un rendersi evidente la presenza di micrometastasi negli altri linfonodi che non sono stati scissi con la dissezione radicale della stazione linfonodale. Quindi l'immunoterapia probabilmente evidenzia, aumentando il volume di linfonodi locali, e quindi il paziente teoricamente va alla dissezione e continua il trattamento adiuvante. Non vuol dire che non funziona, vuol dire che semplicemente quel paziente, che sono circa il 10%, aveva bisogno di fare la dissezione prima insieme al linfonodo sentinella positivo. Quindi possiamo dire che in qualche modo l'immunoterapia adiuvante ci permette comunque di selezionare i pazienti che poi andranno alla dissezione, la faranno differita, cioè non all'inizio, ma la faranno quando ne hanno bisogno. E secondo me quindi il linfonodo sentinella comunque è una strategia importante per cercare di capire se
all'inizio della malattia abbiamo una presenza di micrometastasi ai linfonodi o no, perché poi distinguerà nei mesi successivi dall'inizio del trattamento se evidenziamo dei linfonodi regionali positivi, se quelli erano già presenti all'inizio oppure se sono una progressione della malattia. Se no, come possiamo capire se funziona o non funziona l'immunoterapia adiuvante? L'immunoterapia non è una chemioterapia, non distrugge le cellule tumorali, rinforza le difese immunitarie contro il tumore, quindi è normale che aumentino di volume i linfonodi interessati dal tumore, però bisogna un po' capire com'era la situazione baseline. Non so se mi sono spiegata. Cioè, tu vuoi dire che questa, non stai parlando di pseudoprogressione, stai parlando di le cellule si moltiplicano o si infarciscono di... Nel senso che se tu fai sentinella e trovi micrometastasi in uno o due linfonodi e poi inizi l'immunoterapia adiuvante, ti capita in 10% dei pazienti che nel corso dell'immunoterapia hai un ripresentarsi della malattia a livello loco-regionale. Io nella pratica clinica, quello che facciamo anche sempre nei nostri corsi, eccetera, non considero quel paziente in progressione, considero quello un paziente che avrebbe dovuto svuotare la stazione linfonodale con una radical node dissection di inguine oturatoria o lascellare all'inizio. In qualche modo l'immunoterapia ci permette di identificare quel gruppo di pazienti che comunque avrebbero beneficiato della dissezione dall'inizio, che noi sappiamo essere intorno al 10%. Ora, se noi non facciamo più il linfonodo sentinella, come possiamo sapere se il paziente che ad esempio ricade nella stazione linfonodale è un paziente che è in progressione di malattia oppure è un paziente che avrebbe dovuto ricevere perché aveva le micrometastasi già dall'inizio della dissezione? Secondo me quindi rimane importante dal punto di vista della stadiazione della malattia la tecnica del linfonodo sentinella, solo per questo, non per altro, ecco. Ok, posso? Iris e poi Michele. No, voleva solo dire due cose. Innanzitutto, io ho un po' un dubbio su quello che tu hai detto, Emilio, che non dobbiamo più considerare le mitosi. Io francamente li considero soprattutto in persone giovani che hanno, per esempio, tu hai presentato un 06 con due mitosi. Se questo melanoma avesse 8 mitosi, io francamente farei il linfonodo sentinella a prescindere. Quindi io credo che i dati sulle mitosi non sono tanto, tanto chiaro ancora. E l'altro argomento, secondo me, è anche l'età e la localizzazione è una indicazione per discutere almeno il linfonodo sentinella. Su una persona giovane, in casi di dubbi, forse uno procede più facilmente appunto per la terapia adiuvante, mentre su una persona più anziana si discute di più. E quello che voleva far vedere è il caso 3 e il caso 4 che tu hai fatto vedere, è proprio quello che io dico clustering, sono uguali morfologicamente, no? Mm-hmm. Sì, sì, molto simili. Sì, sì. Emilio? Sì, dimmi. Mitosi, che pensi di questa idea di fare un... È chiaro che le mitosi hanno valore prognostico, è chiaro questo, è una cosa che dobbiamo considerare, però per lo staging non sono oggi considerati, questo è abbastanza chiaro. Però come Iris dice... quando abbiamo un paziente di fronte a noi dobbiamo personalizzare un po' le nostre decisioni e ovviamente sappiamo bene che le mitosi forse non sono importanti per lo staging ufficiale, però hanno un valore prognostico. Dall'altra parte non posso dire in una presentazione che quando avete 8 mitosi dovete fare o 10 o 15 o 5 mitosi dovete fare la biopsia sentinella, perché anche questo non è basato su
su evidenza, però sono d'accordissimo che è un fattore che dobbiamo considerare quando personalizziamo il nostro. Michele. Sì, allora io intanto volevo un pochino anch'io dire qualcosa sulle mitosi. In effetti mi ha preceduto Iris, un pensiero che condivido, noi pure le mitosi le prendiamo in considerazione nel PT1A ed è un criterio se fare o non fare il fenomeno sentinella. E l'altro, come accennava Iris, l'età, ma ce n'è anche un altro che è la regressione, mi sembra importante perché non è stata citata, ma è una regressione estesa in superficie oltre il 75%, per noi è una indicazione assoluta allo studio di linfonodo sentinella, anche se siamo al di sotto dei 0,8 mm. Questo è così una prima considerazione. Volevo anche dire qualcosa riguardante lo stadio 3, si è accennato, lo stadio 3A, se fare o non terapia. Anche questo è una zona grigia ancora della terapia adiuvante del melanoma. Teniamo presente che nonostante i progressi dell'ultima stadiazione, comunque lo stadio 3 rimane una categoria eterogenea di pazienti, per cui nello stadio 3, ricordiamoci, c'è anche il T1B che ha l'ulcerazione, che è un indice di prognosi importante. E quindi anche in questo, secondo me, va considerato lo stadio 3A, non valuta la quantità di malattie, il burden di malattie a livello linfonodale, per cui una cosa è avere una micrometastasi subcapsulare, una cosa è avere tante metastasi magari intraparenchimali, quindi anche questo è un aspetto da considerare. Voglio dire che anche noi, di fronte a uno stadio 3A, ecco, abbiamo delle perplessità, però cerchiamo di darci dei punti di riferimento per definire un programma di terapia oppure no. E l'ultima cosa, rapidamente, anch'io sono del parere che l'infono sentinella servirà e serva comunque, perché è anzitutto un indice di prognosi importante e un paziente ha diritto a sapere quanto più precisamente la sua prognosi. E poi anche qua può essere discriminante se fare o no un trattamento anche negli stadi, per esempio, non so, i 2B, che sono una categoria borderline, che sono stati messi negli studi di terapia adiuvante. Però ecco, bisogna vedere quanto un 2B ecco, si avvantaggia di una terapia adiuvante. Se invece abbiamo un linfonodo sentinella, può diventare invece un terzo stadio, forse non avremo dubbi. Quindi voglio dire, ecco, io credo che questa informazione sarà molto importante anche quando avremo a disposizione la terapia adiuvante per gli stadi 2. Molto bene. Prima Alessandro, poi Maria Concetta. Sì, mi ha un po' preceduto per quanto riguarda il problema della regressione, che effettivamente alle volte ci prendiamo in considerazione ed è, come sappiamo, un parametro che è un giano bifronte per quel che riguarda la prognosi. Io vedo che ci sono dei comportamenti disomogenei in base a questo parametro, perché la regressione la possiamo trovare in melanomi anche di 0,2-0,3 mm è indicata come superiore al 75% della superficie, oppure in melanomi di 0,7 mm secondo la nuova stadiazione. Ecco che secondo me deve avere un peso diverso questo, perché probabilmente sono più portato a parlare della biopsia del linfonodo sentinella su un 0,7 con la regressione maggiore del 75% che a un paziente con 0,2 o 0,3. Non so cosa ne pensate. Sono perfettamente d'accordo. Emilio, la quantità di regressione è un criterio aggiuntivo? Sicuramente sì, è la stessa cosa con le mitosi. Sicuramente sì, però di nuovo possiamo in qualche modo dare una regola. Se la regressione è più di questo facciamo quello, se la regressione è meno facciamo quello. Penso di no, ma è uno dei parametri che dobbiamo sicuramente considerare. Sì, sì, ma sono d'accordo con tutti in realtà i commenti che ho sentito. Maria Concetta? Io volevo, sono assolutamente anch'io d'accordo sul problema delle mitosi. In realtà nell'ultima versione dell'NCCN, diciamo che sopra, cioè la presenza di un numero maggiore di due mitosi viene considerato, un T1A con adverse features e quindi
per quanto possiamo, insomma, concordo sul consider and offer, voglio dire, del linfonodo sentinella, però viene, diciamo, quasi un po' equiparato al T1B, quindi io non lo so, voglio dire, 8 mitosi in uno 0,6 io non è che le ho viste frequentemente, però insomma 3-4 capitano e quindi obiettivamente diventa un problema. E diciamo che almeno la NCCN in questo ci supporta, per quanto la JCC non menzioni le mitosi o comunque dica che devono essere sempre registrate. Forse un'altra cosa che dobbiamo anche dire è fare forse un discorso a parte quando parliamo di radicalizzazione per quanto riguarda le lenti comaligna e la lenticomaligna e il melanoma acrale lentigginoso, dove forse lo 0,5 non è sempre esattamente, diciamo, il margine corretto di sicurezza per quanto riguarda la radicalizzazione. Sono forme in situ, sono assolutamente d'accordo. Però in questo dobbiamo avere forse un po' più di occhio. Sono perfettamente d'accordo con te per le forme acrali. Per la lenticomaligna, fortunatamente oggi c'è anche l'imiquimod che ci dà. Per lenticomaligna è il contrario, direi. Le linee guida dicono che dobbiamo fare un margine di un centimetro quasi. Sì, è quello stavo dicendo. Di un centimetro, però io personalmente non solo non sono d'accordo, non lo faccio da anni. Per la lenticomaligna parlo, non per il melanoma acrale, ma per la lenticomaligna. Però è una discussione altra che se ne la cominciamo adesso. Interessante, molto interessante discussione. Secondo me c'è anche una domanda molto interessante sul chat che ho letto. Come si comporta, va valutato la dimensione e il numero delle micrometastasi ai fini della terapia adiuvante? Secondo me è una bella domanda. Quindi, anche quello è importante. Se abbiamo solo sotto di 0,1 o se abbiamo più di due linfonodi sentinella positivi, secondo me impatta anche sulla scelta, no? Secondo me la cosa importante è che il paziente sia informato dell'ottima prognosi che ha nel terzo A, e tutti i dati della letteratura ci dicono che hanno una probabilità di sopravvivenza altissima, cioè di guarire a 10 anni. Però secondo me, visto che è disponibile ed è prescrivibile, addirittura è prescrivibile la terapia adiuvante sia ISA target che immuno nei pazienti che non sono stati inclusi negli studi registrativi, perché con un'infiltrazione del linfonodo sentinella inferiore al millimetro, cioè quei terzi A ancora a migliore prognosi degli altri. Però potendola prescrivere ed essendo disponibile, noi dobbiamo informare i nostri pazienti che la possono fare questa terapia. E come avevi già risposto Iris, io personalmente farei la terapia adiuvante a un paziente giovane con la micrometastasi, sono d'accordo, cioè, perché comunque anche se ha un'altissima probabilità, un'immunoterapia di un anno o una terapia target di un anno comunque lo può far aumentare ancora di più quella già alta probabilità di guarire, e sui dati di miglioramento della sopravvivenza non ci sono dubbi, almeno con la terapia target abbiamo dei dati a 3 anni che sono straordinari, no? Perfettamente d'accordo. Forse in un paziente giovane si potrebbe, insomma, discutere sul tipo di terapia adiuvante. Quello sì. Facciamo dopo. Esatto. Bene, okay. A chi tocca presentare il prossimo, Paola? Allora, io vi presento lo speech della professoressa Teresa Troiani, che ci parlerà proprio appunto in realtà. Paola, cosa? Paola, in realtà Teresa non è riuscita a collegarsi e quindi c'è Vincenzo De Falco, che io conosco personalmente, è un ragazzo in gambissima del gruppo melanoma degli oncologi della nostra università, che quindi sostituisce egregiamente la nostra Teresa. Ok. Infatti ci provo, buonasera a tutti, parleremo appunto della terapia adiuvante nel melanoma. Io faccio parte della Melanoma Unit, come ha detto il professore Argenziano dell'Università Vanvitelli. Queste sono le curve che ha mostrato già prima il professore Lallas,
conosciamo bene. Lo stadio 3 comprende 4 sottogruppi che però sono molto diversi, come vedete, tra loro. Lo stadio 3A ha un'ottima sopravvivenza a 10 anni, cosa che non si può dire per lo stadio 3D, che assomiglia quasi a uno stadio metastatico, noi lo chiamiamo un 3,5 a volte, perché a 5 anni la sopravvivenza di pazienti è molto bassa, a 10 anni arriva a 32-24%. Per questo c'è bisogno di un trattamento adiuvante per questi pazienti per abbassare il rischio di recidiva e per migliorare ovviamente la sopravvivenza. Ma quali sono le caratteristiche ideali di un trattamento adiuvante? Sia appunto l'efficacia in termini di RFS e di OS, ma anche ovviamente darla ai pazienti in cui serve, quindi in cui è utile, quindi non darla a tutti i pazienti indifferentemente, quindi la stratificazione anche in base al rischio, e ovviamente devono essere trattamenti ben tollerati e con scarsi effetti collaterali. In realtà i primi trattamenti adiuvanti che conosciamo bene, anzi conoscete meglio di me, sono stati provati negli ultimi 20 anni, sono stati tutti negativi per quanto riguarda l'efficacia, eccetto l'interferone alfa, che ancora negli ultimi anni ha avuto un minimo ruolo perché è l'unico che ha dimostrato un'efficacia in termini di RFS e di OS. A 10 anni il vantaggio era intorno al 2-3% solo nei melanomi ulcerati, e questo è stato dimostrato chiaramente dall'ultima meta-analisi nel 2017 pubblicata sull'European Journal of Cancer. L'interferone alfa però era aggravato sicuramente da una alta tossicità, una sindrome simile influenzale, che i pazienti spesso sospendevano il trattamento, che ricordiamo doveva essere fino a 3 anni, quindi un trattamento abbastanza pesante in pazienti che erano potenzialmente guariti. La vera rivoluzione ovviamente l'ha fatta l'immunoterapia, che l'ha fatta prima nel setting metastatico, poi si sono provati gli stessi farmaci nel setting adiuvante con ottimi risultati. Il primo ad essere provato è stato proprio l'ipilimumab, questo è lo studio dell'RTC 18071 uscito nel 2016. Come vedete c'è un vantaggio in termini sia di recurrence free survival con hazard ratio di 0,76 sia in termini di overall survival, quindi dava sicuramente degli ottimi risultati, a fronte però di una tossicità che è significativa. Addirittura più del 50% dei pazienti aveva eventi avversi gravi, quindi di grado 3-4, e ci sono stati 5 morti solo all'interno dello studio. Questo ha portato alla non approvazione in Europa e in Italia di questo farmaco, che è approvato solo dall'FDA in America. Per fortuna ci sono venuti in aiuto gli anti-PD1 e la terapia target. Il primo studio ad uscire, il CheckMate 238, presentato all'ESMO 2017, che ci fu a Madrid, valutava l'efficacia del nivolumab verso l'ipilimumab in pazienti con melanoma in stadio 3B, 3C e 4 resecati. E questo studio proponeva il trattamento per un anno, entro i 3 mesi dalla radicalizzazione. I pazienti facevano un anno di nivolumab. Come vedete le curve si separano bene, c'è un'ottima efficacia di questo trattamento, un hazard ratio di 0,65, un AP di 0,001. Simile lo studio KEYNOTE-054, ma con una popolazione leggermente diversa, perché qui non erano inclusi gli stadi 4 resecati, bensì erano inclusi gli stadi 3A che non c'erano nel CheckMate 238. E inoltre la randomizzazione non era verso l'ipilimumab, quindi verso un farmaco che abbiamo visto comunque attivo, anche se tossico, ma verso placebo. E inoltre successivamente, se il paziente andava in progressione, se era nel braccio placebo, poteva comunque effettuare un crossover e quindi poi avere il pembrolizumab. E questo ci ha dato già qualche dato, ci darà qualche dato più maturo più in là, riguardo la possibilità se è migliore fare il pembrolizumab subito come adiuvante, come trattamento adiuvante, oppure farla solo al momento della progressione. Per quanto riguarda la curva di recurrence free survival è simile a quella del nivolumab, qui l'hazard ratio 0,57, anche qui con una P significativa. Anche il COMBI-AD poi, questa volta solo nei pazienti BRAF mutati, ha dimostrato un'importante efficacia, addirittura l'hazard ratio 0,47, quindi una riduzione del rischio importante del 63% di malattia in questi pazienti che sappiamo essere a prognosi più negativa proprio per la mutazione BRAF. Questo studio comprendeva tutti gli stadi 3 come il KEYNOTE-054, quindi 3A, 3B e 3C, e randomizzava da BRAF inibitore
trametinib, quindi inibitore di BRAF e di MEK, versus placebo, anche qui per un anno. E questa è un po' una panoramica di questi studi. Vediamo chiaramente la differenza tra non praticare un trattamento adiuvante e praticare gli ultimi tre, quelli che abbiamo presentato, si ha una riduzione del rischio di recidiva di circa il 50%, a fronte di una tossicità che è sicuramente inferiore rispetto a quella dell'ipilimumab e dell'interferone, però è comunque da considerare, in particolare per l'immunoterapia. Il tasso di discontinuazione era del 12%, quindi abbastanza basso per tossicità, però erano tossicità, come sappiamo, che sono spesso a lungo termine. L'esempio più classico è quello della tiroidite con la terapia sostitutiva con ormoni tiroidei da fare praticamente a vita. E il tasso invece di discontinuazione invece del combi AD è stato un pochino più alto, ma erano tossicità del tutto reversibili e devo dire che abbiamo anche imparato a gestirle meglio poi con il passare degli anni. Ci sono però per questi studi e per questo setting ancora alcune questioni risolte. Innanzitutto il beneficio in overall survival. Diciamo che non sono disponibili ancora dati maturi per tutti gli studi. Sopra in alto a sinistra vedete i dati del CheckMate 238, le curve sono sovrapponibili, quindi non c'è nessuna differenza di sopravvivenza tra nivolumab e ipilimumab, ma ripeto, qui la randomizzazione era verso l'ipilimumab, che comunque abbiamo visto è un farmaco attivo e efficace in termini di overall survival, e inoltre i dati finora presentati non erano ancora maturi, perché gli eventi registrati, quindi le morti, non sono state sufficienti, quindi attendiamo dati più maturi. In basso a destra invece i dati dell'overall survival del combi AD, qui invece le curve si separano nettamente, la hazard ratio è 0,57, la P è molto bassa, è 0,0006, però definito non statisticamente significativo perché si erano prefissati un target più basso della P. C'è sicuramente però un trend. Un altro problema, tra virgolette, di questi studi è che sono stati fatti su una popolazione non corrispondente alla real life, alla pratica clinica odierna, in quanto in tutti e tre gli studi i pazienti con linfonodo sentinella positivo andavano incontro all'infadenectomia. Oggi sappiamo, l'hanno mostrato anche precedentemente, che grazie agli studi MLST2 e il DECO, quello tedesco, la linfadenectomia non viene più effettuata. E questo comporta un cambiamento anche nella stadiazione. Tra l'altro, i pazienti negli studi erano stati stadiati con la stadiazione, con la settima edizione della stadiazione TNM, e questo cambia un po', ridistribuisce un po' i gruppi, in quanto il problema dello stadio 3A, di cui abbiamo già parlato poco fa, è importante, visto che lo stadio 3A è ancora più a prognosi negativa, positiva. Nell'ottava edizione rispetto alla settima edizione, e quindi l'ultima consensus dell'ESMO dell'anno scorso, uscita ad agosto dell'anno scorso su Annals, ci dice che negli stati 3A sotto al millimetro, che non sono proprio inclusi negli studi, non è necessario effettuare terapia adiuvante, anche se possiamo effettuarla, come diceva la professoressa Quirolo, se guardiamo le approvazioni AIFA. Mentre sopra il millimetro c'è comunque da discutere in base al tipo di melanoma e anche al tipo di pazienza, alle sue comorbidità e alla possibilità di andare incontro agli effetti collaterali che abbiamo detto. Qual è l'altro problema importante? Ovviamente questi farmaci abbassano il rischio di recidiva, ma non lo riducono a zero, quindi ci sono delle recidive anche durante il trattamento. Questo in realtà capita soprattutto con l'immunoterapia, come se l'immunoterapia selezionasse dei pazienti da subito che non rispondono all'immunoterapia. Con la target invece il discorso è un po' diverso, in quanto i pazienti che riescono a reggere il trattamento, quindi che non hanno effetti collaterali, arrivano a 12 mesi dopo che staccano, subito appena staccano, hanno appunto una ricaduta. Questa ricaduta, per fortuna, nella maggior parte dei casi è una ricaduta locale o comunque rogo-regionale, e in questo caso la chirurgia ha sicuramente un valore fondamentale. Inoltre, il fatto che ricadano con la target subito dopo il termine del trattamento ha fatto pensare ad alcuni che potrebbe essere utile allungare questo trattamento, passarlo a 2 anni, 3 anni invece che 1 anno. Come dobbiamo comportarci con le recidive? Tenuto fermo, come abbiamo detto, il ruolo della chirurgia nelle recidive locali e loco regionali, come
trattarle dopo con farmaci oncologici. Diciamo che è buona norma, se la recidiva avviene durante la terapia adiuvante, switchare il trattamento eventualmente. Se invece avviene dopo i 6-12 mesi dal termine del trattamento, una sorta di re-challenge, quindi con la stessa terapia che si è praticata in adiuvante, può essere una buona opzione. Questo soprattutto con la target, perché in realtà gli ultimi dati mostrati quest'anno all'ASCO 2021 riguardo il re-challenge con il pembrolizumab, il Keynote 054, non sono così entusiasmanti, i tassi di risposta non sono altissimi. Infine, nuove prospettive, l'hanno già presentato, questa è la curva di recurrence free survival del Keynote 716 presentata 5 giorni fa all'ESMO, dati molto entusiasmanti, un hazard ratio dello 0,65, una P significativa. E questo cambia un po' le cose, perché insomma ora bisogna decidere, l'AIFA dovrà decidere se approvare questo farmaco a tutti gli stati 2B e 2C, gli stati 2 ad alto rischio, con ovviamente dei costi importanti. È un problema anche per i pazienti, perché in questi stati, ovviamente, soprattutto nel 2B, la maggior parte guariscono con la sola chirurgia e si è detto nelle varie discussioni proprio all'ESMO di qualche giorno fa, insomma, che il tasso, il numero di pazienti da trattare perché la terapia sia efficace in un paziente è 14. Quindi in 1 su 14 è utile, ma sicuramente gli effetti collaterali non si verificano in solo 1 su 14. Quindi è una cosa un po' da valutare, di cui si discuterà nei prossimi mesi. Infine, l'altra novità che ormai ci accompagna negli ultimi 2 anni e su cui però non esistono ancora fasi 3 grandi, quindi che ci permettano di cambiare la pratica clinica, è la terapia neoadiuvante. In particolare, interessantissima è questa pooled analysis di Menzies pubblicata su Nature Medicine nel 2021, qualche mese fa, che ha raccolto un po' tutti i dati di tutti gli studi sulla neoadiuvante. E queste sono le curve di recurrence free survival classificate per risposta patologica e per tipo di trattamento. T sono le terapie target, IT sono le immunoterapie. Vediamo come in entrambi i tipi di trattamento, quando il paziente raggiunge una risposta patologica completa, si ha una RFS che è ottima, sicuramente migliore delle terapie adiuvanti finora disponibili. Grazie per l'attenzione. Molto bene, Vincenzo, molto bene. Quest'ultimo aspetto è bell'assai, su curve che si separano tanto. Purtroppo il problema di questi studi è che sono su pazienti massimo 40 persone, ma 40 pazienti, quindi sono ancora troppo piccoli, ancora troppo non sufficienti a cambiare la pratica clinica, però sono dati forti, molto forti, secondo me. Sì, sono dati importanti e ovviamente fare piccoli studi con diverso tipo di approccio è fondamentale quando si parla di iniziare con la terapia medica invece della chirurgia. Però sì, intanto raccolgono tantissime informazioni traslazionali, quali sono i pazienti che rispondono, no? Probabilmente in base al nuovo studio Neopacin, che prevede solo la somministrazione della combo prima della chirurgia con 2 cicli di combinazione immuno, ci sono 60% di pazienti guariti e quindi cambierà veramente, rivoluzionerà la storia del melanoma anche con le metastasi clinicamente positive anche negli stadi di terzi C e terzi D. E quindi procedere con piccoli gruppi, in piccoli studi, la trovo invece una cosa molto utile per arrivare presto a uno studio randomizzato con terapie efficaci. Michele, qualche commento? Hai il microfono spento, mi sa. Scusami. Intanto, appunto, come abbiamo sentito, insomma, il 3A ancora rimane, ecco, un piccolo, per fortuna, perché insomma sono pochi pazienti, non so, 5-6%, però un ambito di discussione. No, volevo invece sottolineare il dato delle ricadute durante terapia, che
consentito intorno a un 20-25%. Io sì, sono d'accordo in parte anche con quello che diceva Paola, che le ricadute locali possono ancora essere considerate, come dire, una malattia loco regionale, pertanto possono essere trattate chirurgicamente e magari poi continuare la terapia adiuvante. Sì, anche se c'è qualche difficoltà dal punto di vista formale, dal punto di vista di AIFA, bisogna giustificare questo tipo di atteggiamento perché di fatto è a tutti gli effetti una progressione, quindi come tale dovrebbe essere formalmente considerata. Ma l'altro aspetto è che spesso la malattia locale è anche associata alla malattia sistemica. C'è l'esperienza di Owen Swanas Oncology in corso di terapia immunologica, il 57% se lo sotto gli occhi, lo posso leggere, il 57% dei pazienti ha anche malattia sistemica. Quindi la maggior parte dei pazienti che fanno una ricaduta in generale sono anche pazienti che fanno di fatto una resistenza alla terapia e quindi va considerato seriamente magari uno switch, un crossover terapeutico prima di decidere se continuare una terapia in corso, perché potrebbe essere molto pericoloso, potrebbe essere di fatto anche la terapia loco-regionale soltanto, potrebbe essere l'inizio clinico di una malattia ormai disseminata che se ecco, non viene trattata altrimenti rispetto alla terapia in corso, ecco, potrebbe poi di fatto esplodere e noi clinici non essere più in grado di gestire i pazienti. Voglio dire che la progressione loco-regionale deve essere molto attentamente valutata. Anche noi spesso facciamo operare questi pazienti o li trattiamo con elettrochemioterapia o con qualsiasi altra terapia loco-regionale, ma teniamo presente che oltre il 50%, i due terzi dei pazienti hanno malattia sistemica, per cui bisogna veramente essere molto molto attenti ed essere molto molto bravi a selezionare quali pazienti hanno realmente una terapia loco regionale, possono essere trattati con trattamenti loco regionali ed eventualmente continuare una terapia cosiddetta adiuvante, che poi magari adiuvante non lo è più. Paola, che ne pensi? Sì, assolutamente concordo con te su quanto hai detto. Volevo vedere se c'erano delle domande o dei commenti o chiedere a voi se nella decisione della terapia adiuvante, visto che abbiamo visto risultati eccellenti per i pazienti in terzo stadio, sia con l'immuno che con la target, che cosa vi guida nella scelta di una o dell'altra strategia nel paziente BRAF mutato, perché ovviamente chi non ha la mutazione di BRAF sappiamo cosa fare. Beh, se volete intervengo ancora io un attimo, perché in effetti uno dei topic più gettonati nelle varie assise, è chiaro, è una questione aperta. Non ci sono indicazioni assolute, per cui effettivamente il dato che abbiamo è chiaro: la terapia immunologica funziona alla stessa stregua nel BRAF mutato e nel BRAF wild type. Questi sono dati incontrovertibili, si possono confrontare le curve come più volte abbiamo fatto, il dato è questo. Quindi allora la scelta deve cadere sull'una o sull'altra terapia tenendo presente altri fattori che non sia la efficacia della terapia che è poi in discussione. Quindi io quello che faccio è sempre studiarmi il profilo anzitutto del paziente, le caratteristiche generali, l'età, la comorbidità, la volontà stessa del paziente, la tipologia di lavoro che fa. Ecco, e su quello magari un pochino io mi faccio un'idea, ma poi comunque la decisione la condivido sempre col paziente stesso, tenendo presente ovviamente gli effetti collaterali più evidenti magari nel corso di terapia per la target, ma magari un pochino più importanti per la immunoterapia, soprattutto in termini di effetti collaterali a lungo termine. Ecco, quindi sono tutti aspetti. Altro aspetto è l'età del paziente, l'aspetto sulla fertilità e sulla volontà, ecco, di avere magari la possibilità di avere figli. Ecco, sono tutti aspetti, secondo me, che vanno considerati, pertanto apparentemente semplice, invece tanto semplice non lo è, secondo me. Vincenzo?
Sono assolutamente d'accordo col professore Guida ed è quello che facciamo noi, Geppi, nella Melanoma Unit, cioè, in realtà. Noi spesso guardiamo, visto che dal punto di vista oncologico non c'è molta differenza, guardiamo tanto al paziente e in particolare, come ha detto il prof Guida, anche al lavoro del paziente, perché insomma, portarsi insomma, compresse, eccetera, al lavoro, oppure poter venire in reparto una volta al mese, una volta ogni 28 giorni a fare il nivo o il pembro, valutiamo molto questo aspetto. Certo. Iris? Una domanda, voi considerate anche la sottomutazione, cioè non solo FAO600E, ma se per esempio un K o un D, perché soprattutto sul K sembra la terapia target di avere meno efficacia che sul DOE. Ma è chiaro che io rispondo rapidamente per quanto mi riguarda, è chiaro che intanto sono mutazioni estremamente rare, come sappiamo, quindi parliamo di una piccolissima fetta di pazienti che comunque rispondono a target therapy, per cui comunque rimane un'opzione. Ma il discorso si fa ancora più complicato, se vogliamo, perché se per questo, anche per la mutazione E, ormai si sta cominciando a guardare alla frequenza allelica della mutazione, cioè quanto di fatto questa mutazione pesa nella biologia della malattia. E questo è un aspetto molto molto intrigante, molto interessante. Certo, se abbiamo un paziente con una mutazione che risponde meno, e non sono soltanto quelle note, perché poi ogni tanto ne troviamo qualcuna non nota e per cui di cui non sappiamo bene la responsività, la target therapy, ecco, io ovviamente, se non ci sono controindicazioni, magari opto più per una terapia immunologica in prima linea. Io onestamente volevo dire che non so nella vostra, adesso Michele diceva che la K è molto rara, io voglio dire non è proprio così rara, ok? Almeno no. nella nostra esperienza. Il circa 10% delle mutazioni Q600 sono K, che sono tipiche delle persone anziane che hanno avuto un cancro del sole. Quindi non è proprio rarissima. No. I melanomi localizzati al cuoio capelluto, gli avambracci, non è rara, è vero, concordo. Assolutamente. Alessandro? Sì, il topic della conservazione della fertilità, che è un argomento che è da tenere in considerazione, perché ci troviamo molto spesso di fronte a pazienti giovani e sempre più spesso che sono poi candidati alla terapia adiuvante. E in questo dobbiamo tenere conto dei loro progetti di vita. E quindi prima di iniziare la terapia adiuvante penso che sia corretto affrontare questo discorso ed eventualmente avviarli alla criopreservazione in modo da garantire al termine della terapia comunque la conservazione della fertilità. Quindi è un argomento giusto da tenere in considerazione, secondo me. Scusate, solo questa cosa. Secondo me anche, come diceva Michele, le comorbidità sono veramente molto, almeno voglio dire, dico quelle che sono le nostre discussioni nel board multidisciplinare, l'età, secondo me l'età e le comorbidità almeno sono le cose più importanti. Poi ovvio, voglio dire, la somministrazione orale, la terapia infusionale, però io penso che poi, voglio dire, un anno di terapia, noi ne parliamo col paziente, però sappiamo bene che quando parliamo con un paziente riusciamo anche, piano, se vogliamo, a guidarlo un po' verso quello che pensiamo noi. Quindi alla fine quello che conta, è, al di là di situazioni casomai estreme, non lo so, la difficoltà di venire al centro, la logistica, il Covid che abbiamo avuto, insomma, tante cose. Però io penso che, voglio dire, almeno diciamo nella nostra discussione, diciamo che l'età del paziente e le comorbidità sono l'elemento forse trainante nella discussione. Molto bene, non vedo altre questioni in sospeso. E allora, Peter? Stiamo arrivando all'ultima relazione e al trattamento del melanoma avanzato e ti invito, Pietro Colino, di dare la tua relazione.
Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Grazie agli amici organizzatori, a tutti per il coinvolgimento e l'organizzazione di questo bel evento. E la mia relazione riguarderà la terapia della fase metastatica. Per fortuna, grazie alla diagnosi precoce e alla gestione ottima chirurgica medica integrata che abbiamo sentito, la fase metastatica riguarda una parte relativamente bassa di pazienti, ma purtroppo sono caratterizzati, come sapete, da una prognosi sfavorevole, e questo soprattutto prima dell'avvento dei nuovi farmaci che vi presenterò, che hanno completamente cambiato la nostra strategia, migliorando in maniera sensibile la prognosi dei pazienti, anche se bisogna dire che soprattutto per certe categorie e sottotipi o situazioni c'è ancora molto da fare, e sicuramente dopo aver analizzato e condiviso con voi le strategie di terapia in base alle linee guida presentate ai due gruppi di farmaci, mi soffermerò nella fase finale della mia presentazione proprio sulle prospettive future, sui trial in corso, che speriamo in futuro possano migliorare il nostro approccio, soprattutto ai pazienti a prognosi più sfavorevole. Come approcciamo il paziente con malattia metastatica stadio 3 non operabile o 4? In primo luogo, chiaramente, come sapete, la determinazione della mutazione di BRAF, e qui si aprono due differenti strategie in considerazione della presenza o meno della mutazione. Nei pazienti che sono BRAF e wild type, l'indicazione in prima linea è l'impiego di anti-PD1, in seconda linea di ipilimumab, in linee successive la valutazione in presenza di altre mutazioni come quella di CKIT o della chemioterapia. Per quanto riguarda invece i pazienti con BRAF mutato, la prima linea, l'indicazione è una valutazione sull'impiego della terapia target anti-BRAF, anti-MEC o anti-PD1. La seconda linea chiaramente può essere la valutazione opposta, linee successive, l'ipilimumab o la chemioterapia. Quindi in prima battuta la presenza di mutazioni oltre a quella di BRAF, quali l'NRAS o CKIT, non portano una modifica nella terapia, così come nelle ultime linee guida IOM è indicata l'importanza di stratificare i pazienti in base ai parametri di rischio, in particolare i livelli di LDH e l'alto carico, inteso come presenza di più o almeno di tre o più siti metastatici, anche se questa differente categorizzazione non porta approccio di terapia, ad eccezione che per i pazienti wild type, in cui in stadio M1A o M1B LDH normale, quindi basso carico, si può considerare anche una prima linea di ipilimumab, anche se direi che poi in pratica clinica è raramente effettuata. Vediamo quindi brevemente alla caratterizzazione delle due tipologie di farmaci. Partendo dalla terapia anti-BRAF, anti-MEC, quindi target, abbiamo tre differenti doppiette di farmaci anti-BRAF e anti-MEC, davafenib, trametinib, vemurafenib, copinetinib, bencorafenib, binimetinib, e gli studi registrativi hanno tuttavia evidenziato un'estrema omogeneità di risultati con elevate percentuali di risposta fino al 70% dei casi, e questo per le varie combinazioni. La risposta alla terapia anti-BRAF e anti-MEC si caratterizza anche per la rapidità di sviluppo nell'arco di settimane o il miglioramento anche in pochi giorni, tanto che si è diciamo così codificato il concetto dell'effetto Lazzaro, anche se poi durante il decorso successivo ci può essere il problema dell'insorgenza di fenomeni di resistenze acquisite che sono determinate da meccanismi molecolari, ma la cui incidenza e timing è determinata dalle caratteristiche al basale di questi pazienti, e quindi un paziente che parte con un quadro di malattia più estesa e più aggressiva, con elevati livelli di LDH, avrà un decorso caratterizzato da un maggior rischio di sviluppo di resistenze acquisite, mentre un paziente che parte con basso carico di malattia, lesioni di piccole dimensioni e meno di tre siti coinvolti, può presentare un decorso in termini di PFS a 2-3 anni molto più favorevole.
l'impostazione del management clinico in questi pazienti, per cui deve tenere conto di questi aspetti e si può arricchire attraverso la valutazione di specifiche approcci e specifiche connotazioni di terapia, che sono il treatment cosiddetto beyond progression, quindi in un paziente in risposta la comparsa di una progressione in un singolo organo localizzata può essere trattata con un approccio loco-regionale e il trattamento continuato. Dobbiamo considerare che in pazienti trattati con terapia target la sospensione anche in un paziente in risposta importante porta un rischio significativo fino al 50% di recidive. E infine i dati che abbiamo sul re-challenge o retreatment, quindi la possibilità di ripetere un trattamento target o dopo una seconda linea di immuno o dopo un precedente target senza una linea di terapia intermedia, può determinare risposte anche in una significativa percentuale di pazienti. Per quanto riguarda invece l'immunoterapia, nell'ambito dei checkpoint inhibitors abbiamo due trattamenti anti-PD-1 approvati, nivolumab pembrolizumab e l'anticetella 4 ipilimumab. I dati che ci vengono dai trial clinici e gli studi registrativi evidenziano una percentuale di risposte per questo approccio indicativamente inferiore a terapie target, 30-40, qualcosa di più in prima linea, sicuramente percentuale di risposta superiore per la combinazione di nivolumab e ipilimumab che è approvata ma non rimborsata in Italia, e il profilo di risposta si sviluppa attraverso un tempo maggiore per cui si sviluppa la risposta attraverso l'induzione di una fase infiammatoria eritematosa, regressione e comparsa spesso di vitigine, che è un hallmark di risposta immunologica. Ma le risposte che si sviluppano in quest'ambito tendono comunque a durare nel tempo, come vediamo sulle curve di progression free survival dei principali studi, che raggiungono un plateau e si mantengono nel tempo. E a differenza della terapia target, il dato che emerge dagli studi è che nei pazienti che hanno effettuato terapia per 2 anni e sono in risposta o malattia stabile, assoluta risposta, l'interruzione non determina di per sé una percentuale elevata di recidive, anzi il 74% dei pazienti risultano progression free dopo un follow up importante di più di 2 anni, quindi una valutazione col paziente sull'interruzione o meno del trattamento. E anche in questo caso il beyond progression, con un concetto differente, comunque può essere utilizzato in maniera importante in pazienti magari che hanno una malattia stabile con minimo incremento di lesioni e mantengono un buon performance status, il trattamento può essere continuato. Quindi il concetto è di sfruttare le caratteristiche principali dei due approcci di terapia utilizzando la strategia migliore patient based in un'ottica generale di cura. Ma parlando di cura e quindi di gestione a lungo termine, di impatto a lungo termine, veniamo ai dati di overall survival, che chiaramente per i pazienti BRAF mutati saranno basati sui dati della terapia target, ma chiaramente essendo un overall survival possono anche poi risentire dei dati successivi. Cosa ci dicono i risultati dei trial clinici? Pazienti trattati con BRAF mutati, trattati con la combinazione anti-BRAF anti-MEC, percentuale di sopravvivenza a 5 anni 34%, lo stesso i dati dell'altra combinazione Encobini a 4 anni 39%. Per quanto riguarda l'immunoterapia, i dati anche qui sono sovrapponibili al di là delle differenze di inclusione tra i vari studi. Abbiamo nel CheckMate 067 la curva in blu con l'anti-PD-1 nivolumab a 44% a 5 anni e il pembrolizumab a 5 anni dal 33% al 43%, il 43% nei pazienti che non hanno ricevuto una precedente linea fino al 40% che non hanno ricevuto una precedente linea di terapia. Sicuramente queste curve danno una fotografia globale, ma dobbiamo considerare l'eterogeneità dei pazienti inseriti, quindi andiamo a vedere in base ai parametri di rischio e quindi in base ai livelli di LDH vedete come le curve si differenziano e abbiamo 43,16% nei pazienti BRAF mutati con LDH elevato
mentre abbiamo 55% i pazienti con fattori favorevoli, LDH normale, meno di 3 organi coinvolti. Anche i pazienti in base alla risposta clinica, i pazienti in risposta completa, 5 anni 71%, quindi l'importanza di raggiungere la risposta completa associando trattamenti loco-regionali. Dati sovrapponibili anche con queste differenze in base ai valori di LDH per quanto riguarda la combinazione di encorafenib e binimetinib che vedete in queste diapositive. Volevo presentare due studi in real life, uno che è retrospettivo e uno prospettico. Il retrospettivo è il DESCRIBE-3, che è un ampio studio su una numerosa casistica di pazienti stratificati in base alla durata del trattamento, più di 12 mesi, tra 6 e 12, meno di 6. E si è andato a vedere come i pazienti che hanno una durata del trattamento, quindi un long term benefit maggiore, sono quelli che partono con meno di 3 siti metastatici, hanno un carico di malattia meno importante, ma sono questi i pazienti che raggiungono un overall survival molto più significativa, con a 36 mesi il 57% di pazienti che sopravvivono, mentre per gli altri, vedete anche nella categoria 6-12 mesi, l'overall survival si va a settare verso il basso. E il secondo studio prospettico invece il T-Win, in base ai livelli di LDH, vedete che percentuali di risposte comunque importanti sia nei pazienti LDH normale che LDH elevato, un po' meno risposte complete, ma vedete come l'overall survival si differenzia in maniera significativa in base a questi sottogruppi. LDH, che è anche un parametro diciamo che va a avere impatto sulla durata della sopravvivenza nei pazienti trattati con immunoterapia, vedete 60, 53, 34 con la combo immuno, anti-PD1 e IP nell'LDH normale, mentre 38, 28 e 15 per l'LDH elevato. Oltre che parametri come il numero di siti dell'LDH, abbiamo anche siti e quindi localizzazioni e quindi popolazioni in base alla sede che presentano prognosi differente. Sicuramente le presenze di brain mets, che nell'ultima JCC è individuata come M1D, e da sempre caratterizza pazienti a prognosi peggiore, in cui con le nuove terapie abbiamo un vantaggio, anche se sicuramente un subset di pazienti in cui c'è ancora molto da fare. Lo studio di riferimento per i BRAF mutati con target, il combi MB, che è uno studio che presentava differenti coorti asintomatico-sintomatiche, con associazione o meno con trattamenti loco-regionali, con percentuali di risposta comunque importanti, vedete, fino al 60%, ma comunque con un pattern di PFS OS che non è quello dei pazienti con malattia non cerebrale. Sicuramente in questo caso la presenza di più frequente di sviluppo di mutazioni a carico di piteno, PI3K o altri geni nella via delle MAP chinasi caratterizza un aumentato rischio di resistenza acquisita a questi trattamenti. Lo studio parallelo nei pazienti wild type può essere considerato lo studio ABC, anche se poi vi presenterò altri come il NIBIT, che ripercorrono anche l'impiego dell'immunoterapia in questo subset, randomizzato in due gruppi, nivolumab ipilimumab verso nivolumab in pazienti asintomatici senza precedente radioterapia, e un gruppo C invece a prognosi peggiore, non randomizzati, con localizzazione di leptomeningee sintomatici. E vedete qui come impatta la combo immuno in questo subset di pazienti asintomatici, 51% contro 20 del nivolumab, che è quello che possiamo fare da pratica clinica, e 6% di nivolumab nei pazienti sintomatici, con un pattern e un di overall survival che comunque mantiene il beneficio nel long term indotto dall'immunoterapia, anche se bisogna considerare che indicativamente i criteri di inclusione di questi pazienti risultavano come dimensioni delle lesioni meno elevate rispetto a quelle degli studi delle target. Vi presento brevemente anche i risultati dello studio NIBIT, che è uno studio randomizzato a 3 bracci, di cui ci interessa il braccio C di combinazione ipilimumab e nivolumab, e vedete come l'overall survival a 4 anni in questo gruppo selezionato di pazienti sia 40%, quindi sicuramente l'importanza della combo immuno in questo subset di pazienti, e non è rimborsata AIFA. Quindi ho fatto vedere le curve come possono essere positive anche rispetto alla partenza con la terapia tradizionale, però molto c'è da fare per i subset a prognosi più sfavorevole, da qui nasce la necessità di combinare
strategie di nuove terapie di trial clinici. Quindi abbiamo tutta una serie di studi che hanno valutato le combinazioni sia di differenti farmaci immunoterapici sia di target therapy e immunoterapia. Sicuramente la combinazione più studiata è quella di anti-CTLA-4, anti-PD-1. Abbiamo sentito agli ultimi congressi ASCO il long-term result a 6 anni e mezzo del CheckMate 067, uno studio randomizzato a 3 bracci, che confrontava la combinazione di nivolumab e ipilimumab o nivolumab verso ipilimumab, quindi non è disegnato per la superiorità della combinazione rispetto al nivolumab, e che ha evidenziato una percentuale significativa di risposte, 58% nella combinazione, e un decorso, abbiamo un overall survival ormai a 78 mesi che raggiunge un plateau con una percentuale di pazienti sopravviventi che è 49%, 42% per il nivolumab e 23% per l'ipilimumab. Comunque sicuramente tutte e tre le strategie hanno indotto poi un plateau che dura nel tempo. Abbiamo anche dei dati con l'IPI cosiddetto light, quindi l'IPI1 e il nivolumab 3, che associano l'attività clinica a una miglior tollerabilità. Ma le combinazioni non sono solo di immuno, sono anche target e immuno, c'è un profondo razionale in quello, viste tutte le proprietà immuno correlate della terapia anti-BRAF, anti-MEC. Abbiamo avuto una serie di studi randomizzati che sono andati a valutare l'associazione, e ancora forse presto per i risultati, anche se abbiamo sentito c'è bisogno di più follow-up. Abbiamo avuto uno studio che è questo, Inspire, che ha dato un risultato positivo, che è uno studio randomizzato di Vemucobi più o meno atezolizumab, anche con una fase di run-in in cui entrambi i bracci facevano la combinazione target, e mentre, sebbene non ci siano differenze di percentuale di risposta, l'endpoint che era il PFS è stato raggiunto con una differenza significativa di mediana 15 verso 10 a 18 mesi 43 verso 31. Altri studi che hanno indagato differenti combinazioni come il Keynote da BRAF nitrametini più o meno pembrolizumab non hanno avuto un endpoint raggiunto da disegno di studio clinico, anche se il progression free survival, vedete, differente 16-10 era molto simile a quello dell'Inspire, e così come anche l'altro studio che col BRAF nitrametini più o meno spartalizumab. Come a dire, come ha concluso all'ESMO dell'anno scorso il commento, maggior follow-up è richiesto, e sicuramente le differenze sono nel disegno dello studio, nelle statistiche, all'endpoint, le curve sono abbastanza sovrapponibile da considerare in queste triplette, chiaramente l'impatto della safety. Abbiamo anche studi che vanno ad analizzare l'associazione di target immuno non insieme ma sequenziale, e abbiamo uno in corso che è l'EBI, abbiamo sentito i risultati anche all'ESMO, che è il Secombit, che confrontava combo target verso combo immuno verso un braccio sandwich in cui i pazienti facevano 8 settimane di target e poi la combo immuno e poi la combo target a progressione, e quindi in questo approccio particolarmente interessanti i dati della progression free survival totale del braccio C, vedete, era migliore degli altri, si manteneva un plateau molto importante per questa tipologia di trattamento. Sempre come combinazioni, ma è un trial che speriamo di aver preso i risultati, terminato il Tricotel per le brain mets, c'era anche un braccio prima per la corte wild type che poi è stato chiuso, la corte 2 di combinazione di cobimetinib, bemolizumab e atezolizumab è stato portato a fine, abbiamo a breve, speriamo, i risultati. Finisco brevemente con alcuni studi terminati da poco in corso. Questo è Relativity 047, uno studio che confrontava nivolumab verso l'associazione di nivolumab e un altro inibitore di un checkpoint inhibitor, che era l'anti-LAG3, e abbiamo sentito i risultati con una differenza significativa di PFS all'ultimo ASCO, anche se non abbiamo altri dati rispetto a quanto riguarda la percentuale di risposte. Sempre agli ultimi congressi, invece, in seconda linea, l'associazione in pazienti
recidivati o non responsivi a anti-PD1, la combinazione con le lenvatinib che induce in questo subset di pazienti la percentuale di risposta significativa con un disease control rate del 66%, mentre vi dicevo, terminavo con gli studi in corso, e questo era quello che vi accennavo prima, l'EBIN, che è uno studio, diciamo, simile al Secombit, anche se più verso l'immuno, perché non ha il braccio di combinazione combo target, combo immuno versus un sandwich di 12 settimane di encobini, poi combo immuno successivamente. E per finire, sempre ongoing, adesso l'ultimo si è bloccato, ok, sempre in corso, ma è che terminerà a breve, se trovo mai fissato la fine dello studio Nectar, che confrontava appunto il nivoluma verso nivoluma più il Bempeg, che è una interleuchina 2, quindi riprendendo l'attività che avevamo valutato e utilizzato come farmaco prima dell'avvento di nuovi farmaci dell'interleuchina 2, ed è in corso anche invece uno studio della stessa combinazione in adiuvante. E con questo ho concluso questa carrellata, vedete quanto c'è tanto di studi e di innovazioni, e quindi sicuramente, diciamo così, il tempo ha necessitato di una scelta di argomenti, e sarò ben lieto di approfondire singole tematiche nella discussione. Sì, grazie Pietro per la tua relazione molto conclusiva. Bellissimo, grazie. Oh, grazie a voi. Adesso ho anche l'onore di avere Ecco la coppia. Non potevamo tenere due computer perché c'era l'effetto ritorno, e quindi ho spento il mio per la sua presentazione. Bene, bene, bene. Ma dove siete di bello? Non ci avete detto? Dobbiamo spiegare, appunto, c'è un altro congresso in corso qua a Genova, e quindi eravamo qua impegnati per Genova? Siamo al Porto Antico di Genova. Bello. Allora, commenti? Michele, Vincenzo? Sarebbe tantissimo, ho detto, la relazione purtroppo ha dovuto molti spunti, no? Il mio commento è: ringraziando il Dio, finalmente possiamo dire ai pazienti, quando vanno in stadio 4, non tutto è perduto. Prima era ben diversa la situazione, oggi veramente è incredibile. Se posso fare un commento, è molto importante, alla luce dei dati che abbiamo, in base alla carico tumorale, no? Abbiamo visto che i pazienti col basso carico hanno una sopravvivenza a 5 anni che praticamente è raddoppiata rispetto ai pazienti con l'alto carico, cioè 5 anni con le target 35%, ma se hanno il basso carico diventano il 70%, ottengono la risposta completa. Quindi l'importanza del follow up è fondamentale, cioè i follow up devono essere clinici e strumentali molto più serrati, molto più stretti, perché noi dobbiamo iniziare la terapia per la fase metastatica in una fase in cui il paziente ha l'LDH nella norma e possibilmente pochissimo tumore, meno di 3 sedi metastatiche. Certo. Posso chiedere una domanda a voi due? Come nella vostra esperienza la cura completa? Diciamo, veramente il percento dei pazienti con melanoma avanzati che proprio sono curato. Potete dare un numero? Allora, è una bella domanda, e risente proprio del fatto che abbiamo più strategie e più possibilità di cura. Sicuramente al momento, sia per le target che per l'immuno, con i limiti che in Italia non abbiamo la possibilità di utilizzare la combinazione, quindi solo l'anti-PD1, i pazienti che beneficiano, come diceva, quelli che iniziano il trattamento con basso carico, relativamente basso numero di sedi metastatici e LDH normale, sono quelli in cui possiamo pensare di raggiungere un controllo di malattia che continua nel tempo e si mantiene nel tempo, no? Quindi al momento possiamo dire che ovviamente gli studi ci dicono che a 5 anni abbiamo il 35-40% di pazienti globalmente che possono essere vivi diciamo dopo la diagnosi di malattia metastatica, quindi globalmente sui gruppi quello è
la percentuale globalmente che ci aspettiamo. È chiaro poi che se andiamo a spezzettare nei sottogruppi, eccetera, emerge chiaramente che nei pazienti con elevato, che iniziano ad esempio la terapia target, elevato carico di malattia, il PFS a 3 anni praticamente risulta, pochissimi pazienti si mantengono in vita e mantengono la malattia in remissione, e questo implica che è necessario un maggior combinazione di terapie in questo subset di pazienti, ecco. Quindi prendendo i sottogruppi di pazienti, abbiamo i dati: 71% di sopravviventi in remissione completa in un paziente trattato con le target, però sappiamo che i pazienti che hanno risposta completa sono quelli che partono con più basso carico. Globalmente siamo su quei valori lì, 35-40% di pazienti sopravvivente a 5 anni, che è tantissimo se pensiamo che nella meta-analisi di Korn che ho fatto vedere, che ho fatto passare, ormai è datata, è già stata ampiamente fatta vedere, comunque a un anno era 25%. Certo. Grazie. Io posso? Posso? Iris e poi Michele. Bella, bellissima relazione. Lo so che non avete una risposta su dati, però come ti comporti su un paziente che ha una risposta completa, vai avanti, sospendi la terapia? E la prima domanda e la seconda domanda è: che sono le tue esperienze nel re-challenge dopo progressione di terapia adiuvante, perché è un tema che vedremo sempre di più. Certo. Grazie per la domanda. Diciamo che per quanto riguarda la durata del trattamento, come esperienza in base ai dati della letteratura, distinguiamo tra pazienti in terapia target e immunoterapia. Pazienti in terapia target, purtroppo, i pazienti a risposta completa e con risposta completa consolidata e profonda, la sospensione può portare a una recidiva fino al 50% dei casi. Quindi in pratica clinica io mi comporto, come dice Paola, di considerare di continuare comunque il trattamento a meno di casi selezionati, però l'indicazione che diamo è quella di continuare il trattamento. Per quanto riguarda invece la terapia con anti-PD1, i dati del KEYNOTE-006 ci dicono che nei pazienti che hanno terminato dopo 2 anni il trattamento con risposta completa o parziale o anche malattia stabile, lì poi si può andare a discutere, e sospendevano la terapia dopo 2 anni per protocollo, il 76% dei pazienti mantiene la risposta a distanza di più di 2 anni. Il che vuol dire che in pratica clinica praticamente io mi comporto, parlo con i pazienti che sono in risposta, ecco, devo dire, malattia stabile tendenzialmente continuiamo sempre, che sono in risposta completa dopo 2 anni, e discuto con loro le problematiche, le possibilità, i benefici, e ho avuto dei pazienti comunque dopo discussione tutto hanno interrotto il trattamento, si continua il follow up e si riprende. In quel caso la risposta comunque, in base ai dati delle letterature, comunque è assolutamente possibile da ottenere, la vediamo, e riprende poi il trattamento a recidiva. E l'altra domanda re-challenge, ok, sì, re-challenge è una strategia che è possibile, assolutamente, i dati della letteratura sono favorevoli, chiaramente nell'esperienza clinica interessa una parte, diciamo, ridotta di pazienti. Ci sono delle problematiche AIFA per farlo, al di fuori dei protocolli, chiaramente, però nell'esperienza di alcuni casi sicuramente può essere positivo e ottenere delle risposte anche in un paziente che aveva avuto una progressione a una precedente target, contando che il trattamento immunologico modifica il micro ambiente, quindi può determinare un microambiente più favorevole. Però ci sono tutta una serie di problematiche anche per quanto riguarda la prescrivibilità AIFA. Il re-challenge fai sulla stessa molecola di solito quando avevi una iniziale? Lì il problema, allora chiaramente noi non abbiamo dei dati che ci dicono che una molecola è meglio dell'altra, al di là delle differenze negli studi, piccole differenze negli studi registrativi da valutare con attenzione anche in base alle tipologie dei pazienti. Il problema è chiaramente che AIFA non consente un re-challenge in un paziente che ha chiuso il precedente target con progressione,
Se invece il precedente target è stato chiuso con tossicità, che a volte succede, o altre situazioni, allora tu puoi utilizzare, ma devi utilizzare un'altra combinazione. Okay. E quindi è un po' difficile. Se invece hai un paziente che ha effettuato un trattamento come protocollo, allora è chiaro che non hai avuto la prescrivibilità AIFA e puoi gestirti in un altro modo. Poi il problema del rechallenge un pochino modificato è quello che poi abbiamo adesso nei pazienti che recidivano dopo target o immunoadiuvante, perché ci troviamo con una tipologia di pazienti, vediamo meno, per fortuna, non so voi, ma noi sto vedendo nella nostra piccola esperienza comunque meno pazienti che arrivano con una malattia in stadio 4 e pensiamo, confidiamo che sia l'impatto delle terapie adiuvanti. Però quelli che vediamo purtroppo sono pazienti già selezionati più, tra virgolette, magari con problematiche, perché sono già in progressione dopo una precedente linea, a volte anche durante il trattamento. Quindi è una tipologia di pazienti sicuramente più complessa, in cui stiamo imparando a gestire, ci sono dei grossi problemi perché abbiamo relativamente pochi dati di letteratura e soprattutto nei wild type poche possibilità per il fatto che non abbiamo la combinazione. No, ma nella mia... Non solo la tua esperienza, ecco Iris, grazie. Sì. Nella mia esperienza, quello che vedo forse di più anche dopo trattamento adiuvante sono ricadute nel stadio linfonodale. E qui la domanda delle terapie neoadiuvanti, che impatto avrebbero poi, perché i dati riportati sembrano hanno anche un impatto sulla sopravvivenza, quindi assolutamente, certo, quello assolutamente sarà da capire. Hanno un impatto veramente importante con cicli di breve durata, da capire bene la tipologia di pazienti da considerare per questi approcci e come seguirli dopo. Ma gli studi magari ci diranno, il Neopaci, anche il Prado, ci diranno qualcosa di più. Michele e poi Vincenzo. Sì, allora io intanto per quanto riguarda la sospensione del trattamento, che si può dire riferita pressoché esclusivamente alla immunoterapia, in quanto la target sappiamo non dovrebbe essere mai sospesa. E per quanto riguarda la immunoterapia volevo dire questo: intanto i dati della letteratura, anche dei trial, sono veramente esigui, perché anche lo 006 a cui faceva riferimento Pietro, cioè riportava una manciata di pazienti, poco più di 20, quelli che avevano ottenuto una remissione completa, a quelli si riferiva, che non ricade, quella porzione di pazienti non ricade. Però ecco, di fatto questi pazienti, almeno secondo una esperienza di Allaipo pubblicata su JCO l'anno scorso a nome di Warmer, di questi pazienti che hanno ottenuto una remissione completa e che sospendono la terapia, circa un 30% dei pazienti ricade. E quando vengono ritrattati con la terapia, circa un 12-15% risponde, non è più il 40% della prima linea. Per cui il messaggio è: siamo molto molto attenti a sospendere il trattamento, ecco, ai nostri pazienti, anche quando sono in remissione completa. Voglio dire, ecco, c'è da pensarci molto, da valutare bene, da capire quanto il paziente ha voglia di continuare oppure no, quali sono gli effetti collaterali che il paziente ha avuto in tutto quel periodo. Ecco, voglio dire, è una questione veramente, per me almeno, sempre un motivo di grande riflessione e di complicata decisione. Volevo dire rapidamente, per quanto riguarda le remissioni complete ancora, che deve essere veramente l'end point, come dire, la massima aspirazione che abbiamo, perché veramente fanno la differenza, come abbiamo sentito. Intanto sia la target che la immunoterapia riesce a dare un 20-25% di remissioni complete, e sono tante, veramente tante, malattie metastatiche. Questi pazienti veramente hanno una sopravvivenza lunghissima, molto molto lunga, per cui quando, come diceva anche Pietro, quando si riesce a complementare una terapia sistemica con una terapia loco-regionale, è bene farlo, noi normalmente lo facciamo.
E un'altra piccola osservazione per quanto riguarda le associazioni. Pietro è stato un po' troppo enfatico per quanto riguarda le associazioni target immunoterapia, che hanno profondamente deluso dal mio punto di vista. Si è salvato per il rotto della cuffia lo studio appunto Inspire di Roche, ma insomma con risultati veramente risicati. Mentre molto più interessanti sono le associazioni immunoterapia. Abbiamo già l'esperienza dello 067 IP più Nivo, ha fatto vedere lo studio con i dati preliminari dell'antilag più anti-PD1 e poi appunto gli studi nuovi, secondo me estremamente interessanti, con la interleuchina pegilata più l'anti-PD1, il Nivolumab. Di questo studio è stato già pubblicato qualche settimana fa lo studio di fase 2, risultati estremamente interessanti, risposta obiettiva intorno al 60%, remissione completa intorno oltre il 30%, certo una fase 2. E la fase 3 è stata conclusa ormai oggi, che era l'ultimo giorno di arruolamento, e pertanto staremo a vedere se questi dati vengono confermati. Ma il concetto è che finalmente si è passati, e secondo me è una svolta anche cruciale, storica, sarei per dire, si è passato dall'utilizzo di un'associazione che prevede due check inibitori, quindi con l'obiettivo di rimuovere la immunosoppressione al massimo, si è passata a un'altra strategia, cioè quella da una parte di inibire appunto di rimuovere la immunosoppressione con l'anti-PD1, ma dall'altra dare l'interleuchina pegilata che di fatto induce una espansione clonale di una risposta citotossica antitumore importante. E questo è un concetto nuovo ed è un concetto verosimilmente vincente. Certo. No, concordo brevemente, concordo assolutamente con tutti i tuoi commenti, grazie. Anzi, Michele, non volevo dare l'idea delle triplette, sono d'accordo con te che tutti ci aspettavamo un qualcosa, diciamo così, di differente. Sottolineavo questo fatto che, al di là del fatto della statistica o meno, danno questi risultati che sembrano sottolineare una differenza delle curve, ci vorrà più follow up, ecco. Però ci sono anche c'è il problema della safety, quindi sicuramente non saranno poi eventualmente per tutte le tipologie di pazienti, ecco. Rapidamente Vincenzo e poi concludiamo. Sì, una domanda veloce per il prof. Quaglino e poi eventualmente possono rispondere anche gli altri. Considerando la non rimborsabilità della doppietta Nivo IPI, a quanti e a quali pazienti la fate? Cioè, in base a cosa scegliete di farla? Sì, allora, al momento stiamo cercando due aspetti. Da un lato stiamo cercando di interagire con le istituzioni e quindi con la regione eccetera, per poter arrivare a situazioni come per altre regioni in cui sia previsto un fondo, una possibilità di prescrizione per i pazienti. Al momento, come Città della Salute, stiamo richiedendo, utilizzando la possibilità off label per la dose, quindi con l'IPI A1 e il Nivo A3, stiamo chiedendo come off label la combinazione per i pazienti con metastasi cerebrali asintomatici che necessitano appunto di questa terapia. Quindi stiamo utilizzando per questo subset di pazienti. E abbiamo provato a estendere l'off label alla richiesta anche al 5%, al fondo 5% AIFA, ma l'AIFA non ha autorizzato l'attivazione del fondo 5% per l'off label di dosaggio. Ecco. Grazie. Molto bene, molto bene. Io direi che veramente sono state 3 ore che sono volate via, almeno per me. E allora, io innanzitutto devo ringraziare Peter e Paola per... Mi scuso per Paola, mi ha detto, ha dovuto l'assentare perché doveva fare la relazione a sua volta nell'altro congresso. Siamo impegnati su due fronti e quindi... tavoli, è una giocatrice d'azzardo. Quindi impegnamente le parti e mi ha pregato di ringraziare tutti, di fare a tutti voi i suoi saluti, ringraziamenti e abbraccio, certo. Grazie mille, grazie, no, grazie davvero, grazie ovviamente ai 5 relatori, a Iris, Emilio e Harald per la parte diciamo più clinica
e Vincenzo e Pietro per la parte terapeutica, che veramente è una sfida continua a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Grazie ovviamente a Maria Concetta, Alessandro e Michele per la partecipazione, per aver animato la discussione, grazie a Mattioli per l'organizzazione, grazie a chi? Basta, grazie al pizzaiolo che adesso mi porta una bella pizza. Grazie a te. Un bacione e grazie soprattutto ai partecipanti che sono rimasti fino all'ultimo con noi per sentire delle novità terapeutiche. Quindi grazie e alla prossima, un bacione a tutti. Anche da parte di Mattioli Health, grazie a tutti e grazie a tutti, alla faculty, a tutti i partecipanti, anche grazie a Novartis con il suo contributo non condizionante. Buona serata a tutti. Per chi poi dovrà fare il test, a breve riceveranno una email con le istruzioni per fare il test per l'acquisizione dei crediti ECM, che ricordo sono 4,5 più il 90% della frequenza. Ma lo faranno tutti, 100%, 100%. Benissimo. Allora buona serata e grazie. Di nuovo. Presto. Grazie. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao. Buon riposo, Peter. Ciao, grazie. Ciao. Giusto, buona serata e buonanotte, grazie.